Ma siamo spappolati, Aspetta, perché scusami. avevo aperto la mia Cos'è parte di OBS e non imbarazzo? c'era. Crack, Ecco. Io eccoci sono un qui. tot carico, un tot Voilà. gasato. Buongiorno, regas. Bella, 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 Marco, sei bella, bella. carico? Totto. Perché? Perché devo allenarmi, Moro. A fare. I tornei. Ah. Che è con la faccia poi da assaporitore di pifferi? Un attimo, è che Con gusti comunque, mi ci mancherebbe. feppo la fappa, eh? Un attimo, Marco. Grazie Mark. Grazie Chi è? bello. E Mark non la Ma fenice che adesso è è diventato francese adesso. verso. Un attimo, Non porca diverso perché è miseria. francese, diverso nel senso del nome diverso. La Sono impostato Latte. la poppa a prua. Buono. Allora. Amici, tutto bene? Tutto bene? Eh? Oggi si inizia a entrare nel vivo del Serben, eh? Io oggi voglio andare un po' in giro Grazie, Inksys. comunque. Tanto Anche dopo il Marco gioco. La Fenice, anche Aia, Bonfabio. che male il pollice, che è il polso, ma va bene. Va bene così, non importa. Certo. Perché no? Disimpariamo. Mi massaggio. Ah, ecco. Devo cambiare la Perché col posizione della movimento di tastiera. polso. Devo Vabbè. cambiare la posizione della tastiera perché sennò sono sempre così e mi si blocca tutto. Mi si pippa il potto qua dietro. E allora. Epic Ma io non vedo Liezer, Games. No, aspetta. perché Epic Games, non è Epic Games. Giro. Ah. Ma che era Una questo roba. pernacchiamento? Una roba al naso che mi dà fastidio. E allora scorreggiamo. Infatti, ho Entro risolto. nel Che bello Serben. che anche se mi dite Così mi fappo la fappa, capiamo comunque tutti. Ma certo, ma certamente. questo. Guarda che. Però, seriamente. Grazie, Robo. Grazie, Robo Grazie, Warrior. Robo. No, ma Bibbo. seriamente. È il concetto. I fistalloni, quello che si No, sabba. del No. plagio d'elemento. È il Cioè, veramente concetto quello. alla base della comunicazione, fondamentalmente. Questo è plagio, cioè plagiare elementi a quello che vuoi tu. Ah, No, certo, Liezer. No, è no, il sì, concetto ma alla ammetto base che influenzare siamo la degli comunicazione. influencer. Ossia, È cagati, tornato, cagati, grazie. è tornato, è Cagati. Il tornato. concetto alla Ciao, base della bello. comunicazione, ossia Grazie. che è più importante no, non Le il dimensioni, contenuto, le non il contenuto di quello che si dice, ma dimensioni. Come lo usi? come lo si dice. Ah, ragazzi, era tutto sessuale quello che Poi Marco è sempre quello più ho detto. ma quanto ci mette a Io sono entrare quello in più questo casto. server del cacchio. Ma poi ho gli occhiali tutti sporchi, non vedo una pippa, non Io vedo. sono. No, sono a posto, grazie. È arrivata nonna Maria. Oggi Dovevo, se no c'era la polvere. si fanno i ride belli, è certo. No. Certo. Come no? Siamo Ma è nella notte, non safe. vedo un tubo. E beh, fuori dalla safe, ovviamente. Cazzo vuoi ridare fuori dalla safe? Che abbiamo una cetta di pietra. Moro, io me la sono fatta bella l'accetta intanto. Ieri ho anche Di pietra più cucinato, ho fatto bella. E le cose. chi è Ma qua? grazie, allora c'è il signor Ciano che ci fa il decimo mese, Grazie, poi c'è il Ciano. signor Jacker che 300 Grazie. bit, grazie mille, bellissimo. Osteria, grazie. Greve, Non ho amici, aperto la roba io. voglio cucinare altri frammenti di meteorite qua. Moro, Grazie, bottolo. ma il metallo di qualità, Grazie, bottolo. come, lo fai dal frammento di metallo? No. Come lo fai? Ma Io siete già dentro voi? sono Di alta dentro, no, qualità. io Ma sono e dentro. sono dentro, Non c'è ma. dentro Aspetta nessuno, non c'è dentro. che cambio scena. Wow, ragazzi, è andato tutto a pippe. Adesso siamo a posto, invece, grandissimi. E. C'ho una torcia io, però. Bene. Siamo nel server Siamo di. nella Twitchland, so. Sì, siamo Però nella parallela. Twitchland, ma con la Parallela. Tahoka, Sì, con la Tahoka. Allora, adesso vi faccio Può vedere darsi beccherete perché. me su Twitchland comunque il prossimo wipe, però non è detto ancora, vediamo. Allora, adesso vi faccio vedere. Ho messo il caminetto. Marco, ti piace il caminetto? Molto, l'ho visto, mi è piaciuto molto, sì. È molto carino. La legna, qua c'è solo Io voglio le carbone, vabbè. decorazioni di Natale. Bisogna chiederle a. Posso, ma la torcia la posso craftare perché la posso fare? La vado a fare, La aspetta. torcia la mia, quella che ho Eh io. sì, ma Sì. va ricaricata o. No. Cioè, non c'ha lo slot per il carburante, quindi Tanto così. sapete di che anno è La Rust? faccio. Perché Del l'hanno. Sì. 2014. 2013, se abbiamo programmato le 2013. live e c'è scritto il gioco Ma 2013. bronco, perfa.
Allora, vedi, allora, mi sono fatto fare l'allaccio dagli elettricisti. Ah, frammenti di Come, metallo, hanno fatto anche il frammenti. barbecue fuori, Marco, l'hai visto, sì. No, quello non l'ho visto, mi sa. Davanti alla Aspetta. sedia. A me serve cibo, però, perché già ieri stavo Eliezer, morendo. auguri. Eliezer, Aspetta non che ce n'è il adesso. cibo. Non si può rubare? Ieri per Rubare è fare tutto quello che ho fatto ho considerato dovuto problematico. farmare un botto. Bevo un po' d'acqua, che ce ne abbiamo un botto. Come GTA 5, vero? Terminale, Ha la cose che stessa età di voglio, me GTA le 5. prendo. Quelle cose che non voglio, me le sento. Allora, vedi, mi hanno Non vedo montato un culo, però, io. i pannelli solari qua. Eliezer, prenditi la torcia. Non ce l'hai la torcia? La cosa. Usala tanto. Qui c'è il contatore. Dobbiamo mettere i lampadari. Dobbiamo mettere. E qua mi ha messo il telefono. Ci ho messo il telefono. Qui posso Però non abbiamo proprio chiamare. nulla, no? Posso chiamare. Qua c'è Ma voi l'evento siete vestiti per bene, telefonico. giusto? Normale. Yezar, tieni qua, guarda cosa ho FKDT idraulica. trovato. Dei regard. Vedete, c'è tutto. Mettitela addosso. Ma L'ho guarda che trovato. ma io ho questo, vai tranquillo. Ah, ok. È perché quella lì l'ho trovata in giro. Non riuscivo. Dov'è adesso? Eccola. No, prendetela voi, prendetela. Non Io vado la in giro con la deposito. tuta. Ma la posso depositare qua la giacca? No, perché? No, nell'armadio non puoi, puoi mettere solo i materiali. E come Ci dove vorrebbe una come cassa, ci Eh sì, vorrebbe. perché Una la cassa cassa. dei vestiti dobbiamo fare. Sì, Sopra perché però la facciamola cassa. quella. Io ho un po' di robe, tra l'altro le ho messe dietro la mia. Cosa ci vuole per fare la cassa? 250 legno, Qui c'è 50 anche il metri di telefono. Hanno metallo. messo delle cose incredibili su questo gioco, veramente. Cioè, Ragazzi, è qua sopra ho possibile. In della giro roba, trovi eh. Telefoni Ma per pubblici, dire era anche i pannelli quello. solari, c'è cioè una cosa fighissima. Aspetta che vi porto tutte le robe che ho trovato giù. Allora, aspetta che Sì, abbiamo i pannelli faccio. solari, ma abbiamo poi il falò. Quindi. dobbiamo Beh, fare i tanto. lampadari, dobbiamo fare. Ah, in realtà una Faccio luce ce vedere il l'abbiamo qua. Sono sito. Faccio due disponibile. casse. Perché non me la fa accendere? Perché non me la fa accendere? Che cosa? È perché non ci sarà, non c'è dentro il carburante. Ah, la corda non viene considerata un materiale, va bene. E niente, posso depositare un cacchio? È solo i materiali, cioè le materie prime, tipo pietra, Allora ci minerali. serve una cassa, sì, non so Lo dove sto metterla. craftando due, ne sto craftando. Tanto guardate qua, Ma il sono. casco con la luce si può craftare o si trova? Ma Moro, guarda Però che non mi la torcia. ricordo. Vabbè, ha la torta. Ha la sua comunque barra di Sì, situazionario. si consuma quella. Però dura molto, eh. Come si spegne, tra l'altro? Non si La può? Ah, togli. ok, ma ne ho craftata solo una, scusa. Ah, no, ecco. va bene. Adesso già che ce l'ho, Ma uso adesso questo. fammi la luce, Marco. Vieni. Allora. La metto qui di fianco, una Sì, cassa. Ma mettila lì. per. Occhio a non farla sbordare. Siamo sicuri di metterla qui? No, Ma mettila sopra la cassa. La perché puoi magari una mettere anche a cassa metà, eh? sotto può servire. Se no qua ci mettiamo poi il frigo, aspetta. Puoi metterla anche a metà, al piano a metà, No, vicino al no. camino, queste cose qua. Aspetta, No, ragazzi, non siamo su Twitchland. Non siamo su Twitchland. Dobbiamo scrivere il titolo per davvero, perché di questo periodo effettivamente lo danno per scontato, ma. No, però ripeto, io probabilmente ci sarò al prossimo wipe di Twitchland, ma non so ancora bene, quindi. E poi non credo lo streamerò. sì, ma a parte che È cosa perché serve gioco. scrivere A parte che sempre chi e c'è in Twitchland e Twitchland lo Twitch? Ma scrive, perché più che vogliono seguire altro. la lore, probabilmente, Ho del server, capito, ma solo che non ci minchia. sia. Ma poi chi c'è dentro lo scrive. Di solito sì, c'è scritto Twitchland comunque quando giochi su Twitch. Cioè, almeno tendenzialmente il 99% degli streamer che giocano in Servono Twitch lo scrivono 75 giustamente. frammenti di medallo. Chiamo Allora. Non culo. Qual è il numero di culo? Non c'è. ce No, l'ha non il è telefono, non c'ha neanche una RP, casa. Pierre. Ma che cacchio. Non è la lore intesa come RP, però ci sono le alleanze, le cose, quindi magari uno vuole vedere una roba che sta Ma sta dentro succedendo e vuole ogni giorno, eh. sapere se è Se a me serve del server. cibo, se no Ah, muoio. era 20, serviva, vabbè. Frigorifo. Faccio il frigorifo così lo mettiamo dentro, tanto non abbiamo il cibo da metterci, però vabbè. Perché io Ah, uno di l'RP non cibo lo ce l'ho. farei, quindi. Ragazzi, prendetevi una tanica a testa e ve la riempite, così siete belli Io ce tranquilli anche di l'ho. quello. Ma qua sotto nel coso basta, cioè, possiamo Io no. Non riempire marche anche perché qui. vogliono scrivere. Vogliono fare gli infami in chat e scrivere cosa fanno gli altri. Vabbè, ma quello è normale. Purtroppo succede Ciao sempre. Il problema è Linelli. che normalmente vanno bannate quelle Ciao cose lì. Lina. Ciao Lino. Le messe le casse? Acqua. Allora, no, quelle lì sono quelle che ci sono sempre state, gli Ah, se ergo. devi. Mi servirebbe un altro scaffale però per mettere le casse, però.
Anch'io adesso non le mettiamo le casse. Metto vabbè, no, ma usiamo questa qua, cioè tipo il... Ma mi si è spaccata, ragazzi. Che paura, Marco, veramente. Ma io ne ho altre. Alla faccia, roga bocchia. Vieni a farmi luce sotto, Marco. Che metto il frigorifo. Sta venendo giorno, comunque. Il frigorifero che sarà, per adesso, penso, sempre vuoto. Sì. Il grasso animale dove lo metto? Sopra? No, dov'era? Dove l'ha riempita la d'acqua qua? E intanto vuoi riempirla qua. Vado a prendere roba sopra e la riempio anche questa qui. Anche il serbatoio. Come si fa? Clicchi, apri. No, aspetta, apri. No, apri e poi... Ma la stoffa c'è sia giù che qui? Ah, prendi. Ho visto male. Il petrolio l'ho messo giù. Quanto avete preso voi di acqua? Ma ti basta anche 500. Autovelox! Beh. Ciao amici, vengo a farvi un saluto. Ciao amici, no. Vengo a farvi un saluto. Ma voglio che ci dà la multa. Grazie, bello. Non farci la multa. Grazie, Autovelox. Possiamo andare a fare un giretto? Sì. Adesso che sei su giorno, approfittiamo. Metto roba qui dentro. Ma che devo fare io? Basta, no? Io ho lo zaino. Oddio, porto queste qua via da distruggere poi. Grazie, Dead. Grazie, Dead. C'è un pezzo di un'arma, lo lascio qua. Oh, Moro, che baci. Un pezzo dell'arma lo lascio qua. Cosa devo fare? Allora, il petrolio ce n'è un po' qui, un po' su. Anche la stoffa. Quindi il petrolio me lo porto dietro perché... Ho messo via la legna. Ho messo 11.000 di legna dentro. Va bene, andiamo. No, non è vero. Chiesa, no, aspetta, che c'è un martello, io che ci faccio? Anche io ho il martello, non serve. Qui. Ah, ma non è la chiesa, è la dimora di Arianna che io voglio andare, voglio andare subito in città io, Ti dovrebbe creare anche le strade, però si può fare le strade? No. Ah, è peccato, è una cosa che manca. Ma hanno fatto la torre, è veramente una chiesa. Ma che tetto di merda, però. Ma qua è Oicek che ci vive. Ma c'è scritto muro culo là, ma bastardi. Io un funghetto me lo mangio. Però Gigione, tu dove abiti? Che ti brucio casa. Fammi vedere quanta gente c'è nel server. Questa è casa di Tarlo. Ma ha messo Autovelox è nel server. Ah, nel server? Sì, ma se viene lo uccido ovviamente. Dove siete? Io uccido tutto. Cosa con l'arcobaleno? Tino, come ti permetti? Però è diventato un deserto, state battuti tutti gli alberi, è diventato un deserto. Buonasera! Ma tanto ricrescono periodicamente. Questo? Questo cos'è? Ieri ha cercato di uccidermi questo qua, di uccidermi questo qua, eh. Io me lo ricordo. Avrà avuto i suoi motivi, avrà avuto, Marco. Non è vero, povero. Ci siamo beccati fuori dalla safe, ci siamo guardati come per dire... Non è la safe questa. Cosa facciamo? Accendi la luce. Vabbè, andiamo? Però la nostra casa è la più bella, le altre sono tutte dei cubi. No, anche quella lì è carina. Non è vero, ci sono delle case. Alcune sono carine, altre sono veramente dei cubi. Dai, quello là davanti, moro, quello là è un ecomostro. Quello lì fa schifo. Poi cos'è quella merda che ci ha fatto sopra? Quella è da buttare. Però guarda che bel comune, questo qui l'ho costruito io buttando giù quello di lino. È terribile, ma non è vero. Ma qual è? Sembra una... Ah, è questo qua sotto. Sembra una longhouse. Ma il comune perché è fuori dal paese? Sembra un Long Island. Frauz, grazie. €50 dice now. No, quello è il... No, cretino, quello lì è che è stato fatto adesso. Hai ragione. Ho creduto io per un attimo. Era un piccolo fuori dal paese. È perché fa da punto d'ingresso. Voglio andare in Citizen. C'è una cassa con dentro... Da bere l'offro io, ma passato quel ponte sono affari vostri. La tana del luppolo. Vabbè, riempio, aspetta. E Ryuji, l'ha scritto Ryuji. Allora, ma io perché? Ho portato via una bottiglietta d'acqua e me la butto via, tipo. Io c'ho la tanica. Però il cibo è quello che manca. No, appunto, c'ho la tanica anche io. Assolutamente cibo. Allora, fuori da questo potremmo essere uccisi, quindi... Ma, ma tanto... Chi è che ci vuole sfidare? Muoiono in... Allora, andiamo al faro. E Autovelox, metti il punto, Moro. Lo vedi il faro? Che cazzo metti il punto? È là. Ah, quel faro. Eh sì. Ma ce n'è uno anche sotto. Sulla stazione petrolifero? Sì, ti ammazzano direttamente subito. Ah, ci sono i bot. Eh sì. Ieri appunto ho incontrato... Può accedere il server o sceglie umido? Praticamente sceglie umido chi farà accedere. Non credo che faccia accedere proprio tutti, però sarebbe un macello. Veramente buttato la... Che okay, mi debba conoscere, nel senso...
Sì, no, solo su raccomandazione. Su sto server praticamente entri solo su raccomandazione, perché è un server praticamente nato per giocare tra amici, molto chill, così, non è... Troppo, sì, se no sarebbe non aperto che... tutti, non avrebbe senso. Esatto. Non serve neanche la whitelist, allora. Perché se no non si metteva neanche la whitelist. Sì, sceglie Dabo. Però è praticamente su raccomandazione. Beh, è uguale comunque. Viene da premere C per fare la scivolata come Apex, che palle. Sceglie Sdafka Timoncino. Sdafka Timoncino. Ma c'è qualcosa al faro? Sì. Al faro. Ci serve la barca, però. No, non ci va. Oh, se vedete un animale urlante... Ma qui posso sparare liberamente. Vector, lì... Adesso sparo a caso. Negli ultimi secondi. È stato un piccolo misunderstanding, Vector. Ma voi non avete armi? Io ho l'arco. Ah, da fuoco. No. Sono l'unico che l'ha trovato. Ma tanto, guarda... Sì, non servono per Il mio arco è più veloce di una pistola, tranquillo. Sì. Non è vero. Però non credo comunque... shotti, comunque... No, non shot, ma è tempo che mi spara un colpo, gli ho già sparato tre frecce, tranquillo. Grazie, Inner Panic. Grazie, Inner Panic. Ne mi serve, ci serve tutto del cibo. Ma perché devo essere così lento qui? Sono affamato, bagnato, intersecato. Le scale sono dalla parte opposta, no, ovviamente. Incastrato, tutto. Tutte, Din. Hai mai visto Mordau? Era un cecchino. Provati davanti un power, poi vedi se ti bastano le tre frecce. Power... lo batto con l'arco. Ce lo può succare, power, ragazzi. Power lo batto con l'arco, ovviamente. Non è vero, power, se ci puoi stare distante, per favore, che ci caghiamo assolutamente addosso. Attacca dall'altro server, ci attacca. Marco, è la cassa del cibo. Ho preso solo una mela. Io poi mangio c'è una tavoletta la barretta di la cereali. Queste casse non... Sono a posto, non è vero. Da un cazzo la barretta di cereali, purtroppo. No, ma il cibo è veramente la roba più difficile qui. Tessera magnetica verde ho preso. Prendila quella. Ah, già che le potevamo prendere anche il fusibile, ci servirebbe. Potevamo prenderlo da casa. Ha un interruttore del fluido fluido e pompa 5 rottami e un corpo semiautomatico per me e quello è l'arma meccanismo da fuoco. Ah, il corpo, ho capito, un colpo. No, un corpo. Allora ti serve per creare l'arma quella. Ne ho messo anche via uno nella cassa, poi mi sa che è una pistola. C'è il bus. Non si può salire. Non ghostateci, ovviamente, se no vi sparo. Con la freccia, ovviamente. Ma sono solo. Da quello che ho visto sono presi solo in due. La mattina c'è poca gentis. Sono rotto le tibie, ma. Qui c'è altre scale. Ho dei segnali stradali, ragazzi. Possono interessare? Ah, quelli lì ci puoi fare l'armatura oppure li ricicliamo. Andiamo. Aspetta. La miera, rottame. Petrolio grezzo e carburante. Ok. Va bene. Aspetta, si può salire ancora qua, mi sa. Ma no, non si può fare per le rot, non lo so. Se... Però comunque andrei perché voglio cercare cibo. Aspetta, si può fare qualcuno, si può salire. Ragazzi, io sono già pieno, che palle. Come cazzo fai a essere già pieno? No, non sono pieno, però. Cioè, insomma. Ho preso un sacco di robe diverse, quindi mi prendono uno slot. Vediamo dove andare. Ah sì, ora qua sopra c'è tutta un'altra cosa. Ma ragazzi, ma la lamiera tipo... È riciclatore, se vi serve. Se serve la lamiera. Tanto andiamo... Cabina abbandonata. No, c'è anche un'altra cosa. C'è un'altra scala. Grazie Britz, benvenuto. Grazie Britz. Ah, Moro, bypassa le scale rotte. Vabbè. Sto salendo. Allora, poi andiamo. C'era cibo qua. C'era cibo? Prendi tutto che... Cioè, vado avanti. Veramente vado a vedere. Al sito di lancio c'è il carro armato, non ci andiamo. Voglio vederlo. Puoi riciclare, allora vado a riciclarlo. Sì, sopra qua c'è il riciclatore.
Dove, dove? Facciamo tutta la strada. Aspetta, Eliezer, che arrivo, allora, aspetta, così mi recupero. Ma si va ancora più su, qua. Che cacchio abbiamo fatto a salire prima, non mi ricordo più. Le scale qua. Facciamo tutta la strada, facciamo vari supermercati, robe così. Ah. Solo che sto salendo, ad aspettare così tanto... Quanta roba c'è, scusa? Sto continuando a salire, sto salendo proprio in cima, sto salendo. No, ma a me più che altro interessa, così riciclo un attimo e mi Ci sono dentro cose mie, in caso prendile, andrò per averle riciclate. Ma da dove? Sopra, sulle scale quelle interne. Quelle rotte. Può fare... No, quelle altre, ci sono altre scale. Puoi fare parkour sulle travi distrutte. Quali sono le altre scale, quelle rotte? Dietro la stanza... Ah, qua. Che cazzo l'aveva mai vista questa? No, non c'è niente sopra. Cioè, se c'era una cassa, ma c'è solo rottami e basta. Io non ho capito come arrivare da voi. Devi cercare le altre scale. Al riciclatore qua. Aspetta, ok, no, sopra non c'è più niente, ho preso tutto. Non credo si possa attivare... I rottami hai messo a riciclare, scuse. Come si scende? Ok. Vabbè, non salgo neanche, che non ho voglia di perdere. Ma erano queste qua? Sì. No. Paura sempre le scale. Dov'è Eliezer, il riciclatore? Di fianco a te, Marco. Ah, eccolo là. Tanto io mi dirigo verso la terraferma. Vai, vai. Io sto scendendo pian piano. C'è il trucco per salire più in alto. È questo qua che abbiamo fatto. Sono arrivato proprio in cima. Ma ragazzi, cioè... invece l'interruttore del fluido e pompa la tengo? Lo tengo oppure... Boh. Cioè, per adesso non penso ci serva a un grande cazzo. Quindi secondo me se lo ricicli ci prendiamo materiali più utili. Lo riciclo. Qui mi spacco le gambe. Se... Comunque mi ha dato anche il metallo di alta qualità. Sì, il metodo per imparare gli oggetti una volta li dovevi studiare... O avere i blueprint, adesso invece devi sbloccarli con i rottami dall'albero delle costruzioni nella working bench. La workbench. Workbench. Ah, se volete ho un cibo a testa. Uno me lo mangio volentieri. Aspetta, dietro. Andiamo sulla terraferma. Ok. Oh! Ah, perché giustamente l'acqua non posso mangiare. Aspetta, la prima versione è cambiato. Come che è cambiato di ras tutto. Ma è proprio completamente. Nella prima versione c'è solo il concetto, cioè. Allora. Con quello messo peggio come vestiti e tutto. No, mi sa che no. Ah no, sì, ho una mela in casa e una barretta di cioccolato, se lo dite. Moro, tu come sei messo di fame? Dammi la mela che dà di meno, te mangia la barretta di cioccolato. Grazie. Ok, andiamo, allora, dobbiamo andare alla strada e poi andiamo... Ma tu vai in giro con la tuta, ma non si, cioè, non si consuma. Ah, aspetta, la tuta, ma facciamo il team, che io non sono in team. Anch'io, non si consuma la tuta. Se ti sparano, forse, no? Se colpiscono, sì. Io posso andare in giro sempre con la tuta, allora, ok? Sì. Anche con la tuta. Ok. No, io lo sfighez. Perché... Pensavo se non consumasse... ti posso invitare, Marco, devi abbandonare la squadra vecchia. Come si fa? Tab, abbandona la squadra. Ma io non sono... Ma non... C'ho solo crea squadra, io. E non mi funziona l'invito. Ma non lo so io. C'ho crea squadra e lascia squadra. No. Ho fatto crea e lascia subito. E boh, provo a rifarla. La squadra. Aiuto, no, non ti fa invitare a te. Mi spiace, Marco, ma non puoi essere invitato. Ho anche il laser, quindi provate voi. Ma io non. Se vedo vita della squadra, come faccio? Con la E? Con la F. Cioè, dipende qual è il tasto che c'hai per. No, dice vita della squadra, però. Ok, Lizer mi ha invitato. Ah no, lei, ok. Okay. Ecco qua, accetta. Allora, andiamo... andiamo verso... No, ragazzi, non siamo nel Twist. Le cabine abbandonate. Dove sono? Aspetta. No, top, no.
C'era una pietra qui. Aspettate, prendiamola la pietra che ci serve. La pietra ci serve perché dobbiamo finire la casa anche. Io c'ho il piccone bello. Nella casa. È tutta di pietra, bisogna farlo, l'avete fatta? No, già tutto... da mo' tutta di pietra. Ah, ok, tutto. Vabbè, ma ci serve a prescindere la pietra. Sì, ci serve per comunque non far crollare il mondo. Io quando la vedo la prendo sempre. Ok. Legna hanno preso un botto, ma vabbè, se capita prendiamo anche quello, ovviamente. Ma qui ci sono i sassi, la sassaiola. Dove si passa per andare fuori dalla sassaiola? Ma avete messo il punto, tre. Ragazzi? No, alle case dove mettergli a dare il punto. Non lo so se è una strada. Magari saltellando se riesce. Ma voi da lontano vedete i nomi? Perché io vedo solo i pallini verdi. Ma li vedi nella mappa tanto. Ah, vabbè, però visivamente okay. Magari se si vedeva era meglio. Ma da boh, stiamo andando a raidare casa tua, tanto so dove abiti. Poi dopo portiamo tutto nella safe, naturalmente. Ovvio. Beh, lo puoi fare, si può fare. Perché no? Perché che cazzo vuol dire? Cioè, rubi la roba e poi la porti nella safe. Cioè, beh, sì, così. Ma no, non ha safe. Allora ti raido casa nella safe. No, no, se la tu fuori... lo fai fuori e poi ti porti i materiali dentro, perché no? Eh no, scusa. Ma scusa, non ha senso. Ma secondo me... No, non puoi raidare se sei nella safe. No, se lui, no, la sua casa è fuori. Ma la tua è dentro la safe. E che c'entra? Cazzo, porti i materiali? Ma rubi la roba da fuori dalla safe e poi la porti dentro, non puoi raidare. Se sei nella safe non puoi raidare. Ma non nella safe, raidi fuori. Sì, ma te casa tua è nella safe. E chi se ne frega, tanto poi ci do i materiali e mi sì, riporto a ma casa nella deciso, safe. Se hai deciso di giocare nella safe non puoi raidare. Perché non ha senso che tu sei fuori dalla safe, allora io cambero dentro la safe così tu non mi puoi più raidare e non puoi riprendere la roba. Non è giusto. Grazie, Trez. Una pietra. Non è giusto che te... non è una pietra. È giusto che te sei... Tu dici, fatti la base fuori dalla safe. Sì. Vabbè, certo, ma noi non la vogliamo fare. Era quello il discorso. Adesso no, non è vero, lì. Il discorso era un altro, no, Marco. No, lo so, è che adesso... Io ho detto dentro la safe perché adesso ce l'abbiamo solo lì. Ovviamente quando ce l'avremo fuori... Siamo fuori, però. Vabbè, noi lo raidiamo preventivamente, poi dopo aspetta, facciamo sono una cosa le bacche qua. È chiaro che intendevo adesso nella safe perché ce l'abbiamo solo lì. Quando ce l'abbiamo fuori dalla safe è ovvio. Siamo i Finch. Quelli che danno un sacco di cibo. Non danno un cazzo i funghi. Ma in realtà sì. Per quello che devi farci, cioè, li mangi subito. Buonata, tie. Oh, no, infatti funghi, noi andiamo a spaccare la casa, gli lasciamo le casse, basta. Spacchiamo tutto intorno. Sono veramente mastro fungaiolo comunque. Io non li sto trovando. È perché non cerchi nei posti giusti. Vanno presi sotto gli alberi vicino alle rocce, ho visto. Una patata, la patata è stonchissima, ragazzi. È una cassa. La patata dà un botto di cibo. Oh, cibo. Ho trovato delle bacche. Funghi. Mangio subito. Metallo per adesso non me ne sbatte una minchia. Ma voglio dove cazzo siete lontanissimi da me. Allora sei tu che sei lontano da noi, Moro. Grazie al cazzo, Marco. Però siete andati avanti voi, non è che... Certo, ma sempre da solo sei, come su Ante. Avete lasciato indietro la macchia piena di funghi. A parte che i semi... Non so, io sto seguendo il bosco. Via tutti. La patata! C'è una casa? No, io i semi li butto via tutti, sì. Ma c'è una coltivazione? Ma aspetta, anche i semi di patata? No, di patata col cazzo, non li buttare via, che quelli ecco. Sono... Quelli sono utili. Tanto ma anche questa... se cresce fra due mesi. Poi raggiungetemi, in caso. Ho trovato una casa. Credo sia una casa da... Cioè, devo abituare a guardare con G la mappa, perché non... è un tasto che proprio non lo so perché sul G la mappa, non ho capito. Sta roba? Un frigorifero... Ma io se vengo lì muoio. Ma l'ho appena fatto il frigorifero. Non lo so. Sì, dice bagnato in realtà. No, bagnato non è... Ci sono radiazioni. C'era altro? No, mi sa che c'era solo quello. Sono un po' di robe a terra, ma non si possono prendere. Ciao, Giorgetta. Ciao, Giorgia. Fammi vedere dove sei, Moro. Ah, c'è la cassa fuori, aspetta. Cos'è? Combinatore energetico. Un combinatore di fluidi. Ho trovato la miniera io. Ho trovato un po' di roba.
Chi ti guarda la mappa, giustamente. Non lo so. Ho trovato una torcia dentro la miniera. Un cavallo, lo ammazzo brutalmente. Nella miniera... Allora, Dabo, nella miniera, l'ultima volta che ci sono andato, sono morto come un imbecille. Ecco, perché c'era il coso dove scendere con la corda, ma in realtà credo sia per salire con la corda, vero? Marco, qua c'è l'altra casa. Scendere non si può. Sto andando verso Moro io adesso. Allora vado a esplorare quella casa lì, poi tu. Almeno siamo più uniti. Anzi, vieni pure tu adesso. Aspetta, esploro sta casa. Grazie Vector, sei molto Vector. Gentile, bello. La visuale è sempre del primo che vedete nella webcam, ragazzi. Sempre. Sì. Anche perché ci ho detto di aver trovato la miniera. Facendo 2 più 2, capito? Delle lamiere. No? Ho trovato un kayak. Grazie. Così. Carlo, grazie mille. Grazie Carlo. Ho trovato un kayak. Buono il kayak. È uno spumante, no? Moro, adesso ti porto il cavallo e poi lo puoi trucidare. Buono il cavallo. Ma c'è una marea di roba qui. Una molla metallica. C'è della canapa. Però aspetto gli altri prima di scendere. Una tessera magnetica verde. Che non me la fa? Oh. Beh? Moro, ti sento ma non ti vedo. Sento dei passi. Non credo ci sia più niente, arrivo. Ho paura, ragazzi. Arrivo. Ma io non ho torce però per esplorare. Ma è Marco, che sei sopra, io. Sei sopra di me. Tra l'altro cambio accetta perché questa è più bella. Vai, vieni, aspetta. Sto arrivando. Vedo, sono davanti al buco. Aspetto io. Anche gli Ezer che... no, ma ce ne sono di più di Yuki. No, ok. Aspetta che prendo sta sassal. Kayak può servire comunque. Sì, sì. Infatti vorrei evitare. Tra l'altro non ho capito cose. Perché non posso uccidere il cavallo con le frecce. No, puoi uccidere con le frecce, ne servono un botto però. Ma da me passano attraverso. Vedo Mark, credo. Ah, ecco, adesso no. La prima era passata attraverso. Ma io però non lo vedo. Sono affamato. Uccidiamolo, facciamoci la carne. Sì, sì, ammazziamolo. Poverino, non riesco. Ok, adesso sì. Ma in alcune posizioni non lo prendo io, non capisco. Ostia, miseria. Vedo poveretto. Ostia, non... Ah, sì, posso uscire da qua. Ci serve il fuego, però. Notato, non ho già più spazi. Allora, qua in teoria si trova anche del cibo di solito. No, ho trovato una cetta di pietra di merda. Butto fuoco. Ho 3 carne di cavallo da cucinare. Dobbiamo fare il fuoco, però. E io ne ho una. Aspetta, il fuoco. Io non posso farlo, non ho la legna. Vabbè, io lo posso fare io, lo posso fare. No, aspetta, riuniamoci con Moro prima. A posto. Okay. Bene, bene, bene. Fai fuoco, mettiamo la carne e poi andiamo a esplorare. Sì. Siamo 30 secondi. Cavallo, ma insomma, come si chiamava forse? Ma piove in sto gioco? Beh, il cavallo si chiamava Sono Morto. Ma piove? No, adesso poi c'è un sole bestiale. No, può piovere perché non ho, sì. Però non ho mai visto. Ragazzi, mi mangio una patata io. Oh, così per un po'. La patata si potrà qua. Voglio fare la patata al cartoccio. Ma là in fondo... Io andrei a esplorare là. Sono delle costruzioni quelle là sopra sulla montagna. Dai, forza. Sì, di giocatori. Aspetta, ah, addirittura di giocatori? Binocolo. Non lo posso mettere qua al fuoco, perché? No, quella là è una città. Non puoi costruire vicino ad altre strutture, oggetti o monumenti. C'è la miniera, Marco. Vieni più in qua. Facciamo aprire ecco, il dito. Ecco, qua si può. Apri il dito. Ciao, Parido. Come stai, bello? Cacabank. Allora, io metto... se la patata la posso cuocere? No. Allora, ma magno. Sono 4 carni in cottura. No, io non c'ho bisogno tanto che c'ho. Ho dato la patata, io mangio. Faccio un bel risotto ai funghi, ma me lo cucino in bocca. Esattamente il kayak non posso metterlo qua sulla terra. Grazie, Ciscone! Grazie mille, Ciscone. Fa un anno. Grazie, bello. Grazie, bello. Sembra ieri. No, non è vero. Di passaggio vorrei vedere se state sfasciando robe. Sì, no, ogni tanto lo facciamo, ci divertiamo. Questa è la mia, ne prendo una io. Ne prendiamo una testa adesso. E giusti. Prendiamone una testa e siamo a posto. Io ho anche no, tenete, io adesso ho 350 di cibo. Ma io ho comunque 2 barrette di cioccolato anche. Aspetta, allora la prendo io. Ti prenderei 2 tu e una io. Cruda, boh. Magari era... della pastinaca. Ok, le altre due non lo so perché con che logica non fa cucinare la patata, però
Aspettiamo un attimo. Aia, sono andato a fuoco il mio bube. Comunque anche, cioè, è migliorato anche molto graficamente questo gioco. L'impatto visivo è figo, poi se guardi molto i dettagli bello. Fanno un po' schifo. Però no, l'impatto visivo non è male. Cioè, voi se ti appiccichi all'albero no, così... Cioè, se, ti, cioè, se vedi bube. Le cose vicine, si vede che non sono granché, però nell'impatto generale è molto figo. Che senso, Tonus? Tutto per me. Sì, dabbo. Oh, è pronto, Marco, voglio andarmene. Ci mette 20 minuti. Guarda lì, Ryushi, che è anche il nostro su. È un bel po', tra l'altro. Oh, non si sbriga. No, ragazzi, non sì, siamo, parla, nel siamo nel server di Twitch. Eh? Sì, ormai rispondiamo di sì, da adesso. Cioè, sì. Stiamo, guarda, stiamo, Gabbo, andando a raidare, stiamo andando a raidare. No, sì, ragazzi, stiamo andando non, da non è vero. Non siamo nel server di Twitch perché rosichiamo se ci buttano giù casa, quindi... Sì. Perché ci hanno anche invitato tranquillamente. Abbiamo semplicemente declinato. Allora, laggiù c'è la City. Qui sotto c'è l'ingresso. Io ci andrò probabilmente. Però andiamo alla però stazione di gas. Non volete entrare nella cosa? È qua sotto, vedo. Come volete, non lo ragazzi. So, c'è un labirinto. Ma esploriamo 2 minuti, poi torniamo fuori. No, non lo fai 2 minuti. No, magari c'è qualcosa di andiamo alla stazione di gas, ci serve cibo e tutte le robe. Andiamo, poi andiamo proseguendo giù e poi... Guarda, Talaman 100 è anche poco. Sono con Rovazzi, sì, siamo con Rovazzi, no? Ma probabilmente appunto, come diceva Marco, magari ci va a fare un saltino, ma... No, io, ma sì, io forse sì, però comunque non lo vedrete in live, noi faremo sempre questo. Lo vedrete da altri, tranquillo. Sì, magari vedrete Marco da altri. Poi magari dura un pomeriggio, ragazzi, non infatti. Lo so. Allora, qua voi state occio, che sono le radiazioni. Ah, io ho la tuta. Allora, sto andando a raidare Nitro. Sono arrivato alla discarica, sono un pezzo di merda, devo andare... Mi... Marco, vai alla stazione di gas tu intanto. Sì. Il punto che io sai che non mi so muovere, se no... No, ma infatti noi dovevamo andare lì, ma ho sbagliato, Marco, quindi... Bene, bene. C'è un cacchio. Alla stazione di gas non c'era pericolo, vero? O sì? No, forse no. C'erano delle zone... Aspetta. Che mi sono rotto le palle della discarica io, sinceramente. Cosa c'è? Ho visto qui? Solo questa. Ah, ho trovato 15 pallettoni calibro 12 incendiari. Del pompa. Ma io sono già full, ma non è possibile. Anche sono full. Ma. Ho trovato una pagaia io, Marco. Poi vabbè, abbiamo un kayak e una pagaia. Abbiamo. Della una bottiglia d'acqua. Aspetta. Che non berrò perché sembra terrificante il colore. No, così. Mangiamo la carne e prendo il fing. Pinch. Ne preso un carro come fate voi. Dai. Beh, ma ci sta, beh, ma in realtà noi sono giochiamo, gusti, ragazzi. Cioè... Noi giochiamo come gli altri, semplicemente gli altri tryhardano molto di più, semplicemente. Sì, ma anche perché il gioco noi non lo facciamo proprio. No, noi non lo facciamo anche proprio. Anche perché il server comunque è diverso, di Twitch è comunque nato anche per creare delle dinamiche, ovviamente è normale che non stanno ma fermi un a camminetto farmare. Di lo facciamo, lo mettiamo. Ai semi di mirtillo ci servono? No. Lo butto via, certo, perché ho trovato dell'acqua. Io ho trovato del metallo grezzo. Ma il carburante è diesel. Cosa cazzo ce ne vorrei fare? Sono ufficialmente full. Ciao, è possibile che già si sì, non abbiamo lootato un cacchio. Bene, come disse tra l'altro. Hai riciclato Lissin. Tutto? Ah, aspetta, vengo a riciclare anch'io. Ma i rottami bisogna riciclarli oppure quali si tengono? Che cosa? I rottami. No, i rottami si tengono, gli Ezer non te li ricicla. Ah, non l'avevo visto, ma che l'avevo messo e poi l'ho lasciato lì, quindi non so. Ma ragazzi, ma è normale che alcuni stanno abbandonando, altri la moneta di tubo metallico, sì, però. Sì. Questi riciclano. Cioè, potrebbe servire, però... Ma ci hanno detto delle pillole antiradiazioni nel riciclatore. Chi è che sta correndo dietro di me? Anche io sono quasi full, in realtà. A me si può anche tornare, depositare e tornare qua. Aliezer, sei tu? No, io sono fermo adesso, sono al riciclatore. Ok, vengo anch'io, mi sa. Cos'è questo? Sottaceti. Quelli se li mangi vomiti. Forse. E quindi li riciclo? Che faccio? Ho trovato un cerca persone. Io li riciclo. Puoi riciclarli? Non lo so se puoi riciclarli. Ho trovato l'arma l'altra volta. Vediamo se la trovo. Vediamo un attimo se riesco a riciclare un po' di roba intanto. Allora, provo a venire anche io là. Un obiettivo reattivo? Che cazzo? Ma la tessera verde va riciclata, ragazzi. No, la tessera verde serve.
Allora non so cosa. Sono full, cazzo, non posso buttare niente. Ma infatti io torno. Halo, halo, halo. È autovelox qua da me. Ci ha costato. Dabo, bannalo. Selve, selve. Cosa posso buttare? Tiro fuori le ossa, guarda. Butto le ossa. Cosa? No, no, non lo faccio. Faccio una cosa. Sì, ma la prossima non so. Potrei, però non lo faccio. No, perché tanto non so come portarla via, quindi niente. Non sono veramente full, ragazzi. No, 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 no. Na 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 na. Poi cosa c'è? Un'altra cacata. E cos'è questo? Luce la intermittente. Patata, no, questa la prendo, ragazzi. Luce intermittente la prendo. E butto via. Madonna, cos'è sta dalla patata? Oh. Metallo grezzo, mi dispiace darlo via, però. Il carbone, ragazzi. Via grezzo. il carbone. Che capra, che cazzo ce l'avevo? Non so, no, l'ho visto adesso. Se no, lo toglievo molto prima. Un sasso. Carbone appena ce l'ho lo butto proprio. Guardate che lo fai veramente easy il carbone. Proprio non penso sia una delle robe più facili da... Prendi la legna, la cuoci, dopo un po' ti esce la cacata. Ma la corda la butto via, tanto penso si trovi. Ce ne abbiamo, non ci serve chissà cosa adesso. No, perché adesso dobbiamo selezionare. Ma questo io chi sono è? Full, però tornerei a casa perché... No, la tessera guarda serve, c'è la tessera verde, blu e rossa. Ma non serve. E servono per aprire delle porte speciali nei posti più grandi. Adesso ci andiamo anche oggi. Na na na. Ma la roccia? Perché sono... Buonasera! Buonasera! Cosa c'è qui? Non c'era una... Ah, ma è randomico, non c'è sempre il camioncino qua nella foresta. Allora, mettiamo questo, mettiamo questo, mettiamo questi, mettiamo questa. Mettiamo questi, sono mettiamo in fila questo. Anch'io, devo scappare. Ottimo, ottimo. Mettiamo questo. Ma no, hai spazio tu, perché qua ci sono due robe da riciclare. Adesso non riesco a portarle. Quando ho fatto qui. No, una cosa. C'è un aereo? Drop. Non è cattivo, vero? No, non c'è ma nella gli aerei mappa. Di solito buttano gli airdrop. Gli aerei no, l'elicottero ti incula. Ma sì, io questo qui lo riciclo. A parte che no, era il coso che ricicla, mi sono... Ah. Si trova il rumore di un aereo da lontano. E un attimo, che c'è un bel po', cioè, un botto di roba, No, non ho fretta, ci figuri. Allora, sbrighi, forza, sbrighi, che c'è gente che deve lavorare. Prego, deve lavorare. Prego. Però c'hanno... Qui c'era una vite da prendere da riciclare. Io quasi quasi vado a depositare, vi dirò. Eccomi tornato dal cane. Proprio sei tornato dal cane, quindi non ci sei ancora. Spirito, vabbè. Ma no. Oh. Beh, al cane. Ma guarda te che i sottaceti li mangio. Ah, che buoni, mi è andata di culo. Quelli altri li lascio lì. Okay. Io direi forse... di andare a depositare un attimino. Ah, ma visto? Che vado sul tetto. Forse si faccio può una capire chiamata, la lore di Rust. Ha un'immagine. Pronto? Guarda, pronto? Vedere dentro. Non posso, sono vabbè. Sul tetto adesso. Ah, e poi scendi. Vado a depositare io. No, o vi aspetto. Andiamo insieme. Beh, no, arriviamo. Aspetta che arrivo anche io. Vi aspetto. Deve essere esplosa una centrale nucleare, credo. Perché qui c'è un tizio con un... peggio di un'azienda nucleare, quindi poster. Ah, questo copre la lore di Rust così, Mi sono spaccato le tibie, riciclo le ultime robette. Nel gioco no, non c'è la lore. Togli le cose dalle casse, se no non respawnano. È vero. È normale sta cosa? Beh sì, perché se le togli scompaiono le casse. Questo teniamo che è buono. Buttato via le ossa. Non so perché c'erano delle ossa. Torniamo. Aspetta, sto riciclando un paio di cose. Qua sotto ci siamo andati, sì. Cos'è qua sotto? Sapevo ci fosse un sotto.
Ah, questo devo riciclare, aspetta. Ah, non ci sono mai stato lì, no. Allora, adesso andiamo a casa e poi... Aspettiamo gli Ezord. Andiamo. Ci sono. Andiamo a casa, che abbiamo un sacco di roba da buttare giù. Andiamo verso il basso dopo. La casa è di... è della canapa, l'ho vista. Ho la tuta in tasca. Ah no, sono bacche, le prendo lo stesso. Mi butta già automaticamente il seme. Vedi essere pieno però, i suoi vantaggi. Mi butta automaticamente i semi così. Mi butta automaticamente i semi. No, è vero, hai ragione, Torz. Voglio andare lontanissimo io. Voglio il mitra. Il bazooka con il mirino laser voglio. La spada laser. L'onda energetica voglio sbloccare. L'onda energetica devi uccidere il carro armato. Ora, io sto andando per la mia strada. Io... vediamo se mi perdo. Sempre. Vediamo se mi perdo. Guarda la mappa. È impossibile perdere. C'è la mappa. Ma Liezar, questo lo dici tu che è impossibile. Comunque no, non dovrei perdermi, dai, mettiamola così. Cosa faccio? Stavo per tirare. Sì, ho sentito. No, certo, l'ho curioso. Buttata giù prima comunque. A casa. Grazie Neon. Asciscone, grazie Neon. Beh, io li volevo un po' di scienziati, Dabbo. Perché li ha tolti? No, là dell'impianto di depurazione dell'acqua non ci sono. Ah, ok. Però ci sono robe da lootare. Io ieri, no, ieri o l'altro ieri ne ho ucciso uno, mi ha dato una siringa. Sto drogato. E l'ho usata per curarmi dal poco di danno che mi aveva fatto, tra l'altro, quindi non è servita a nulla quella. Lo cura pochissimo la siringa. Ma perché probabilmente si può craftare easy? Non lo so, non l'ho mai provato in realtà. Ma c'è una persona. Conoscendo qui. Il senso dell'orientamento di Marco lo ritroviamo in Twitch. Lenta. Buonasera. Come c'è una persona? Ma casissimo, l'hai trovata, scusa. Buonasera, buonasera. Che paura, che paura, Oice, che paura. Per favore. Come, che voce squillante. Scusate. Comunque stava gustando anche Oicek, se potete bannarlo. Bannarlo, certo. Sì. Stream sniping. Ragazzi, voi state seguendo me, quindi a vostro rischio e pericolo, no, sappiate. Andando... infatti state... no, ma è stato andando giusto. No, allora, per adesso penso di essere... cioè, mi ricordo la zona, quindi in teoria... dovrei essere più o meno giusto. La. Dobbiamo prendere un po' di legna, la porto a casa. Quanto serve in realtà? Sì, bagniamo tutti i nostri su, non vogliamo niente. Non vogliamo averci niente a che Moro, fare. Moro, è incredibile, sto diventando un ometto, guarda. Marco, contento tu? Beh, se divento un ometto, sono contento, sì, sono grande. Non come lui, no, che è piccolino. Veramente nuda adesso quest'isola, prima non si vedeva niente. L'ho detto! Ma è normale. Dobbiamo ripiantarli un po' gli alberi. Comunque, Dabbo, volevo dire, se allora farei questa cosa nel server. Ogni settimana la casa più brutta la buttiamo giù. Tipo, c'è quella lì che chiaramente vedete là, è la più brutta. La possiamo buttare giù. Ma la più brutta non è la nostra. Ma non è vero, no. La nostra è bellissima. No, non lo so, era una domanda. No, era una domanda. Guarda quell'ecomostro che c'è lì. Siccome siamo quelli newbie che... ho detto magari. Si fa tipo la riunione condominiale del villaggio. Grazie gatto. E la si butta giù. Grazie per il ribes. Mark, la voce della verità. No, beh, non è vero. Però, nel senso, siccome siamo newbie, ho detto salta magari... la corrente. Ma che sfiga. Come, se butti giù là le case? No, dai, che c'entra? Ah, no, perché ho letto. Beh, se butti giù le case salta la corrente, sì. Comunque. No. Come salta la corrente? Comune inutile. Ma posso dargli fuoco, Moro? No, che l'ho costruito poi... io, mi tiro il culo, Marco. Ho l'autorizzazione ora. Bravo. E voi fate ski. Fate sci, fate, forse voleva dire. Pensa che io, una volta che arrivo alla safe, c'è un cavallo, lo ammazzo di mazzate, porca miseria. Tritagli il culo. Immediatamente, proprio. E qua, non prende. Potremmo farlo un meno fastidioso rumore di quando mangi su Rust, comunque. Guarda che c'è sto problema, Moro, incredibile. È abbastanza forte. È veramente un... cioè, a parte che mangi funghi, sembra che mangia i sassi, ma che funghi mangia? Povero piccolino.
Io ho trovato un... Ah già, non ragazzi, non posso prendere le... L'obiettivo è lo metto qua fuori, lo metto. Allora, cosa devo fare? Devo depositare. Tiri, tiri, tiri. Ragazzi, farò così, allora, guarda. Non volevo depositare tutta la roccia. Fammi ne portare dietro un ciccino. Al carburante di bassa qualità lo porto o lo butto? Tienilo tu, dai. Che magari può servire, metti che troviamo qualche use. Ora aspetta, devo fare una roba. Butto un attimino qui i semi di patate. No, non è vero, non è vero. Semi di patate valli a piantare di sopra. Ma qua c'è la carne del cavallo. Vabbè, non dovrebbe sparire. C'è un altro frigo, sono, se serve. Ma mettere non il punto dove sono. Puoi riciclarlo poi il frigo. Cosa vuol dire ormai? Ho portato a riciclarlo, devo andare. Potevo riciclarlo. Come pensavo, pensavi che Moro si stesse abbuffando in real. Invece il combinatore di fluidi e lo ricicli. Il combinatore energetico. Lo ricicli. No, c'è il PvP in questo server, ragazzi. Noi adesso ce la stiamo giocando un attimo. Stiamo un attimo andando in giro così, però. Ho fatto un altro tutto. Le patate vieni le su a piantare poi, Marco. Serio? Questi, poi li aspetta che svuoto le situe. Per cucinare, se avete da cucinare, c'è il barbecue, Svuotare un po' di situe. No, il carburante non si può mettere qui. Sottami, li mettiamo qua. Questo non si può mettere. Questo si può mettere. Si può mettere. È una marea di metallo grezzo, comunque. Un altro caminetto, questo lo metto. Posto un po' di pietra anche dentro e anche un po' di... Telo lo mettiamo qui. Questi li mettiamo qui, servono per fare i vestiti. Questa roba è tutta da riciclare. E queste robe ce le portiamo via. No, metto sopra l'altro. Io sono pronto per andare. Aspetta. Una bottiglia d'acqua la metto nel frigo, che si raffredda. Non ci sta il caminetto qua sopra. Ma ce l'abbiamo già un caminetto. Eh beh, un altro ma no, piano, che un scusa, altro. Poi fa freddo. Ma non lo mettere, per favore. Che occupi tutto. Ma stai calmo, porca miseria. Già non ci abbiamo... Ci abbiamo messo troppe finestre in sta casa, non posso metterci gli scaffali. Ci metti allora, anche il cacchio di camino. Fammi mettere le cose. No, no, ma ci mancherebbe che ci... No, era più per... Mi ha stupito più che credevi stesse mangiando per davvero. No, questo c'è. Allora, i semi di panne. Aspetta, per questo lo piglio. Bravo, Dabbo. A posto. Gli scherzoni del prete. Grazie, Raffarex. Allora, mettiamo qui, questo lo mettiamo. Oh, vi muovete. Voglio andare. Pieno di roba, ma tra l'altro non è finita perché ho lasciato lì il punto sulla cosa da prendere. No, la porta, roba. La quanta porta. Roba potrete avere? Che no, no, ma il problema non è quanta roba ho e depositarla. Ah, il motore, tasto, il motore, devo dividerlo nelle cose giuste. Carburatore di bassa qualità, ma porca miseria, ricicliamolo. Quello fa schifo. Fa... Ma ti ho detto prima, la tessera verde l'avete messa sotto. Proprio degli infami siete. Vedi perché ci metti mezz'ora? Perché devi sistemare tutto nelle cose giuste. La bombola di propano è da riciclare. La sedia bellissima, la sedia. Le molle, gli ingranaggi, le molle. Ma cazzo. Aspetta che faccio tre bistecche, va. Un fusibile ce lo portiamo dietro che può servire, però. A cosa? Cosa serve il fusibile? Per aprire le porte con le tessere. Boh. Io devo andare in bagno però, ragazzi. In caso partite poi vi raggiungo. Sono pronto. Partite voi intanto. Io intanto metto a cucinare la carne e poi vado un attimo in bagno. Muoio. Allora, dobbiamo andare al metto il caminetto nel comune. Andiamo al supermercato abbandonato. Andate al supermercato abbandonato? A vedere dov'è. Eccolo là. Sul punto poi... Organizzo dopo. Fammi mangiare intanto una bacca. No, le ricicliamo tutte invece. Non ti facciamo avere niente. Ma puoi mettere lì c'è la botola sopra, gli Ezer. Che cazzo, ma no, hai rovinato il coso tutto qua. Ah, no, si può salire lo stesso. Vedi, ma che bello, così anche nascosto. Che merda.
Poi voglio farmi subito. Poi voglio fare la zona. La zona per. Guarda, da casa una molla fuori per tutti gli addobbi natalizi che puoi spawnarci. Perché non esistono più quelli di spawnare. Arrivo subito io intanto. Grazie. Aspetta, no, prima mi prendo la carne, prima che fa fuoco tutto. Che laghini che mi faceva. Non capisco se era laghino o era bug. No. Ma stai laggando, se si vede. Muovi tutto strano. Ma io ho la luce intermittente, quello la metto giù. Magari ci può servire. Ah, è ancora giù, non è ancora arrivata notte. Ah no, sta arrivando notte a breve. La luce intermittente dove la metto? A metà, no? Al secondo piano, eh? Grazie Deflex, ho trovato la luce Deflex. Intermittente, ma la metto. Non so cosa sia la luce intermittente. La metto qua, magari ci possiamo fare le cosine di Natale, non so cosa sia. Arrivo subito. Allora, ti uccidiamo, se ti troviamo, adesso sparo. Io no, c'ho un piccone. E ti sparo. C'ho anche l'arco in realtà, però non l'ho neanche equipaggiato. Ho 6 colpi. Se trovo un animale, però spam pam. Devo farmi il coltello d'osso per lootare gli animali. Solo che non ce ne sono. Dabbo, hai aumentato lo spawn, ma mica ho trovato un mezzo animale, niente proprio, eh. Mettilo a 10 per rispetto a come adesso, perché c'è niente. Una gallina. Due galline. Una e due. Ma gli Ezra, una mano potresti... Dove cazzo sei andato tu? Qua sono. Allora, perché avevo visto qualcosa qua dietro. Una mano che ci vuole 6 mesi. Un bravo animale, invece. Aspetta un attimo. Devo prendere le cose per... Ok, sì. Io non ho l'accetta. Ok. Le ossa io per adesso le butto via. Non ho l'accetta, vabbè. 4 petti di pollo. Me. Aspetta, ma noi stiamo andando al... Ma filo là? Supermercato abbandonato. Andare a sud-est? Sì, non sto guardando in giro se c'era roba. Ecco, volevo andare lungo la strada, ma c'è la discarica, quindi mi spacco le balle. Sì, c'è la musica di tensione incredibile con le galline davanti. Guarda che le galline poi ti attaccano, eh. Sono cattivissime. Grazie, ventilatore. Grazie, ventilatone. Marco è andato a fare la caca, quindi lo ritroviamo quando torniamo indietro, poi. Che sta diventando un rotto. C'è la torcia. Un cavallo. Anche. Addio gli Ezzer. Grazie buon Gigio. Grazie buon Gigio. Sono tutto piegato. Aspetta, ragazzi. Qua c'è del metallo. Questo è un filo. Ma lascialo dietro il metallo. Adesso andiamo a lootare le roti. Riempi l'inventario. Vabbè. Porta il lotto. Vai cavallo. Eppure non sto laggando fuori dal gioco. È morto il cavallo, purtroppo non ce la faceva più, ha corso troppo. Ragazzi, la fame è la prima cosa, eh. Dobbiamo cucinarla. Voilà. Via le ossa. Che palle che il petto di pollo è uguale alla carne di cavallo. Allora, inizia a diventare buio. Ha corso troppo, ragazzi, è caduto. Là c'è casa nostra vecchia. Sì. Era casa vecchia dove sono partito l'altra mattina. La peta fa sempre ridere. Un team di scoregge arriva.
Chissà come sta casa nostra qui. Casa mia. Casa nostra di me, Lino, Tarlo e Antonietta. Ma... Cerchiamo di arrivare al supermercato perché faccio completamente buio. Fammi vedere come sta, è un sacco che non ci vengo dentro questa casa. Osteria quanta acqua che c'hanno. Qui c'è niente. No, cosa porti via? Perché? È l'acqua. Ma per fare? Vabbè, è ancora abitata quella casa. Eccomi. Sì. Ma qui c'è la torretta invece. Ah, quanta roba c'hanno. La chitarra. Non gli rubo niente però che non sono un pezzo di merda. Ma è notte, ma che schifo muoversi di notte. Ma che lasciano tutte le porte aperte qui, sono impazziti. Dove siete ora, ragazzi? Blu, la tessera aspetta rossa, che guardo io. Cacchio. Siete già stati al supermercato? No, non siamo ancora arrivati. Ok. Ora corro. Grazie al Now. Grazie Call al Now. Hell Now. Right here, right now. Ma come sanguinamento? Che paura. Ah, ok, si è già curato. Marco, hai fatto la cacca, certo, non fate 4. Ho vinto. Ma c'è un altro tizio là, eh? Ben Arcadia, dopo gli do fuoco. E sarà Oicek. Della luce là. Ma può darsi che una macchina. No, 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 era un tizio che si muove come una macchina. Ci sono le macchine? Sì, no, proprio, non pensavo fossero... Io ancora non lo... Sono molto curioso di vederle le macchine io dopo. Effettivamente non se ne vedono in giro tante. Penso siano più rare che... No, no, sono qualsiasi altra cosa. Ce ne sono, no? In giro un sacco in realtà. Da prendere così? Le devi mettere a posto. Devi mettere no. Tipo le candele. Come Days. Le robe. Ma c'è una macchina. Ma non credo che sia. O giusti? Ah, dovevano andare su. Il cibo. Qui c'è roba. E devo riciclare, no. Che non c'ho posto per un cazzo. Questo è il supermercato. Ah, è questo. Aspetta, Marco, sei a casa? No. Ti chiamavo dal... purtroppo. Ah, ma c'è qualcuno che sta riciclando, eccolo. Buonasera. Era chi era quello là? Ancora in fila? C'era... sempre siamo sempre al solito punto, ogni volta. Veramente, quando ha fatto beh, può fare un fischio. È sta roba? Sono taciti, no? Non li mangio questo. Grazie. Ah, era qua ancora. Ma no, sta suonando. Che gentile, sì sì, ma siamo tutti gentilissimi in questo server, tutto visibile. Poi arrivano i killer. Sono io il killer. Ti sparo, Marco, subito. Corpo semiautomatico, un altro pezzo di un'arma. Questa cos'è? La granata barattolo. Eh sì! Oh! Mi sono incastrato, sto facendo avanti e indietro! Come esco di qua? Sono glitchato! Marco. Chiama Dabo. Aspetta, forse ce l'ho fatta. No! Ho tre cartelli stop. Non mi sto muovendo. Nel villaggio. Non sono i cartelli stop, sono... Ah no, aspetta, sta laggando il server, mi sa. Oddio! Dio. Dabo, lagga il server, faccio un tickets. Ah ok, no, posso adesso essere pigliato. No, non è vero, non sei pigliato. No. Dabo si sta spawnando roba da qualche parte. Ah, sta laggando tutto. Sì, sto facendo il tapirulà. Buonasera. Sì, sta laggando tantissimo. Sono uscito 4 volte dalla stessa porta. Io qua sto camminando 7 volte nello stesso punto. Io sto andando avanti adesso, ma sicuro adesso mi tippa a casa. Sono ancora in casa che sto sistemando la carne. No, non ci serve nulla, grazie. No, non ci serve nulla. Va bene. Ieri mi hanno trucidato con la mia motosega. È persone pacifiche, un server a modo, insomma. Oh, avete già lootato qua dentro, sì. Ah sì, ma non c'era praticamente nulla. Ah. Questa è una macchina che sembra... No. Aspetta. Oh mio Dio!
Cos'è un puma? Capo! Ma che puma? Dove cazzo sei, Marco? Non lo so, c'è un animale bruttissimo. Ah, ma sei lassù. E sta pure laggando, ma io non è giusto, ragazzi. Se muoio mi... Ma poi è stato pagato anche due volte, è stato pagato. Grazie, Andre. Grazie mille, Andre. Cerco di raggiungere... Ma il fatto che questo mi sta correndo credo contro... Credo sia andato completamente. Però, Lizard, mi senti? Sì. Ma ragazzi, mi sta ammazzando, ma io non posso scappare, però... Io vedo dei fuochi là in fondo. Ma non posso scappare, io non è giusto. Vabbè, ho capito, dai. Parto subito, Divine. Sento questo, parto subito. Sento delle galline. Ma che c'è, Mans? Ragazzi, io morirò. Mi sta mangiando, io non posso scappare perché mi sto facendo il tapirulano. Qua non va bene, ci deve risarcire dopo qua. A me non mi sta facendo un cazzo nessuno, però preferirei poter camminare. Quanto costa un server? Sono morto. Bene, dal numero di persone. Sono morto. No, questo era un cane. Oh shit. Quelli sono due lupi, gli Izzer. Non so neanche dov'ero. Provo a sparargli. Marco, ma perché sei qui? Ti ha tippato, mi sa, Dabo da me. Non lo so. È stato Dabo, grazie. Non ho capito niente perché sono caduto, non vedevo un cazzo. Ok, quello è morto, adesso Marco ti tiro su, Se ci arrivo. La vita si rifarà col cibo, penso. Grazie, Dabo. Allora, si avanza le... No, non si avanza. Ma poi scusami, che è strano che però io sono fermo ma il lupo si muove lo stesso. Ma Dabo, non riesci a buttare giù e riavviarlo? Vorrei tirare su prima Marco, se no ci muore. Mi volevo muovere. Aspetta. No, è morto Marco! Non può resuscitarlo? Non credo possa. Al massimo può ritipparlo qui, lo può ritippare. Solo che adesso se riavvii perde tutto, aspetta, almeno gli prendo... Se riesco a prendergli un po' di roba. Prendi quello che... respawn a letto intanto, poi io... Aspetta, eh. Anche ancora... No, sì. Sono tutto nudo ora. Dunque, i vestiti mi servirebbero. Cioè, se mi portano i vestiti è un casino, però... No, vabbè, quelli ce li ho io, Li sto prendendo, te li sto prendendo. Sto arrivando, Thank you. La torcia pure devo rifare. No, te l'ho presa. Però non di tanto. Però almeno mi dai due colpi. Col piccone lì è vero, ci rollback un po'. Rollback. Ok, dai, la roba importante te l'ho presa intanto. Vabbè, ma se rollback lui dovrebbe sopravvivere, scusa. Chi è quel tizio? Forse. Vabbè, ma se vedo un lupo con l'arco gli sparo, però. Dimmi, gli esempi. È stato attaccato da dei lupi. Ma chi? Ma se sono a casa io? E no, per il tuo cadavere questo. No, dico nel senso prima, perché se si vede il cadavere... Sì. No, credo ha riavviato. La torcia l'ho buttata a terra. Non avevo capito che stavate parlando col tizio. Ma ha riavviato? Perché adesso funziona... No, si è riavviato, perché funzionava bene. No, non ha riavviato, siamo ancora dentro. No, ah, no, ok, no, adesso... buttato fuori. Adesso sì. Grazie, due pip. Questa... Andre, grazie mille per l'ora 50. Arrivo tardi, mi spiace, quindi dono. Avete già visto? Avete visto le news? Sì, abbiamo visto le news di Ubisoft. Io sono veramente stracurioso. Gioco di Star Wars. Mm-hmm. Quello ma anche solo fosse simile a The Division, quello lo farei tantissimo. A me The Division comunque piaceva. Sì, c'aveva i suoi problemi. Sì, però... Comunque dicevo, parto subito io dopo con la live, appena finisce questa parto subito, iniziamo della Scardia. Sperando che sia decente. La Scardia è decente. Non lo so, non l'ho mai visto, cioè ho visto veramente pochissimo, quindi non so, potrebbe annoiarmi a me. A me quindi, è piaciuto veramente tanto, non so in live a te quanto possa piacere, però a me è piaciuto tanto. Lo so, infatti voglio provarlo, poi vediamo. L'ho giocato tutto in un weekend. Caso se non mi piace, abbandono. Non è io avevo seguito un walkthrough, mi pare, non mi ricordo chi, mi pare di Sinergo, e non mi era piaciuto, però... te l'ho detto, probabilmente è colpa mia perché non sono troppo vicino a quel tipo di... C'è stato un comunque... di 50 persone. Dove? Vedo... vedo nella chat, vedo. Ma credo sia fake. Può essere, sì. No, però magari no. Non lo so. È un nome troppo semplice. No, è perché non mi esce da nessuna parte, nemmeno su... Ah, perché è un host, non è un raid. Quindi... Ah, è un host. Vabbè, allora grazie, bello. Non so.
Che ultimamente ho visto che ne fanno fake, okay, quindi sto sempre attento. Il fatto è che ho sentito che a molti ha annoiato, non vorrei che poi faccia anche l'effetto a me. Ma ho visto che ne hanno parlato o bene o comunque male. È che se mi annoia, anch'io, non è che... Ma te gli altri giochi loro li hai giocati? Non so neanche quali siano i giochi loro. Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus non l'ho giocato, ma l'ho visto e mi è piaciuto vederlo. Quindi... quello è molto bello. Quello è molto figo, sì. E io tanti di questi giochi preferisco guardarli di solito più che giocare. Vabbè, ma lo provo, eh. Massimo. No, a me tanto ho altri giochi da fare. Mi piace anche giocarlo. Mi è piaciuto un sacco anche giocarlo. Lo stesso Shadow of the Tomb Raider che hanno dato adesso. Quello, quello sembra proprio bello. Quello mi vorrei giocarlo tanto. O lo fai tu o lo faccio io. No, no, fallo. No, lo faccio per i fatti miei. Io caso non lo faccio. Caso so già quello. Poi comunque arriveranno anche set Lego da montare. Cioè, c'erano di roba. Ha riavviato? Sì, Ico e Shadow of the Colossus ha fatto. Poi, come si chiama? Miyazaki anche quello di... No. Come si chiama quello dello studio... No, quello dello studio Ghibli si chiama Miyazaki, che è come quello di... Sì, sono uguali. Quello di Dark Souls. Però no, quello di... Cosa come si chiama quello di Shadow of the Colossus, Ico e della Asgardia? Che non mi viene. Aveva un nome famoso, sì, nel senso era famoso come titolo. Sta venendo anche a me. Sta finendo di riavviarsi, va bene. Ueda. Ah, Ueda, ok. A me sono mai arrivato. Allora, Ico non l'ho mai giocato, l'ho solo visto. Però Shadow of the Colossus mi è piaciuto veramente tantissimo. Anche il remake fatto dalla Blue Point è stato veramente bello. Comunque, appunto, amici, quello di cui parlavamo prima di Eliezer sono col Plus. Shadow of the Tomb Raider e anche Maniter. C'è Maniter, infatti. Poi... E un altro che non mi ricordo. Cos'era l'altro? Godfall o qualcosa del genere, ma è di della PS4. Ah, sì, quello, ragazzi, Godfall, era quel GDR... No, era Godfall era quel GDR che aveva fatto anche Gatto Karim, cioè a mondo aperto, come si chiama? Gridfall. Sì, ecco, vabbè, c'era un full. Grazie Terkel. Che sembra, quando è uscito il trailer sembrava bellissimo, in realtà poi non ne hanno parlato molto bene. Tra l'altro il mese prossimo invece col Plus esce il gioco quello degli autoscontri, bisogna vedere com'è. Sono Star là. Proveremo, vediamo. È gratis. È gratis col Plus. Sì, io mi stavo pensando di fare nel martedì, come si chiama quello della Play, sì, che è uscito con la Play 5? E quale dei tanti? Ah, Bugsnax. Esatto. Quello che faceva... Sì, perché l'avevo detto quando era uscito il trailer, l'avevo detto l'avrei fatto. Quello è carino. Poi. Stavo pensando di far quello lì. È proprio una cagata, invece è meno brutto di quanto si pensa. No, è molto bello, sembra molto bello. È molto bello, Bugsnax, sì. Sì. Avete visto il gioco di Harry Potter rinviato? Sì, purtroppo. Era da aspettarsi. Quello interessava anche a me. Che non mi aspettavo che lo rinviassero già adesso. Cioè, a gennaio, già per un anno intero rinviato. Vabbè. Allora, vuol dire che già lo oggi sapevo. Oggi su Epic regalano Star Wars Battlefront 2. È vero. Sì. Oggi riscattatelo, perché comunque è sempre un bel gioco. Però, ripeto, se ce l'avete sulla Play è meglio, ma per il semplice fatto che c'è più giocatori. C'è più gente. Però adesso, adesso se lo regalano ci saranno giocatori su PC. Yes, riproviamo. No, devo riscaricare che palle. Ah, io lo riscarico anche volentieri. Adesso mi girerebbe anche bene, quindi... Io quello l'avrei giocato molto di più e che non posso... Cioè, mi stufo a far sempre solo la stessa trilogia. Voglio fare anche quelle vecchie. Ma poi perché non ti fanno fare... Infatti è che fanno fare solo quelle vecchie. No, esatto, volevo dire il contrario. Nel senso, vorrei provare anche altri personaggi, quelli nuovi che... Scusa, tutti i personaggi nuovi che hanno introdotto non li ho mai provati. E infatti adesso magari con più gente magari arriva qualcuno. Hanno introdotto i personaggi nuovi, non li ho mai provati perché non c'è mai gente, non trovo le partite. Però infatti riscattatelo, alla fine è gratis. Poi se non avete il PC adesso magari lo avrete tra un po' o... Tanto è gratis. Così, tanto che aspetto. Lo riscatto anch'io che ce l'ho già sia su... Sai cosa? E che è diventato... PlayStation. È diventata famosa la parte competitiva con gli eroi. E quindi vanno tutti a giocare con gli eroi. Quella 4v4, così 3v3. Fa le competitive con gli eroi. E la modalità quella con Battlefield non c'è nessuno. Bravo, cioè c'è poca gente sempre sulle stesse cose. Ma secondo me ci potrei... Ma da solo, guarda. Ma penso anche in 7-8 se una cattiva idea la petroliera. Perché la petroliera deve arrivarci con la barca e ti sparano a vista. E te nella barca col cazzo che spari. Vero. Sì, esatto, anche se invece ne dice, è vero, se ha molta più roba. Ma non si sta riprendendo. E l'hai fatta da solo, ma la petroliera non è quella
Ah no, te dici forse la barca, cioè la petroliera o la stazione petrolifera? La petroliera proprio. Perché la stazione petrolifera mi sa col cazzetto. La nave invece mi sa che è la stazione petrolifera. Come cazzo hai fatto a farla da solo? Non ti sparano a vista e te sei nella barca e ti inguli. Cioè quando siamo andati noi in quattro, appena siamo arrivati con la barca, proprio dove si ormeggia con la barca, più la stazione che la cara. Cazzo, ma dopo quando siamo andati noi, quando ci siamo ormeggiati con la barca, già c'erano due lì che ci sparavano. Ma c'è un server con 400. Ah, voglia, ma ci sono le mappe anche più grandi di quella che stiamo facendo noi adesso, mi sa. Server moddati, il massimo per ora è 328. Ma minchia, è difficile, Dabbo. Però vabbè, se si va con calma, alla fine ci sta. Ma io ho detto Battlefront 2, cioè Battlefront 2 è un bel gioco. È bello, adesso è diventato bello, sì. All'inizio sì, all'inizio era tutto un casino, no, per le casse, sì. Le cose, poi hanno messo... Ma poi no. Io i giochi di... Allora, per quanto non sia mai stato un fan della saga, tant'è che i film per davvero con la sequenza giusta li ho visti anni dopo, comunque i giochi li ho sempre giocati fin da piccolo perché comunque mi sono sempre piaciuti. Ma infatti di Star Wars. Quella che hanno annunciato adesso, lì, tipo quelli di The Division, potrebbe essere molto figo. Potrebbe essere una merda, no? Sì, prospettive però... ci sono. Il fatto è che ho sempre paura di come verrà fatto, non tanto, cioè proprio come nella tecnicità della situazione, non tanto è bello o brutto, cioè può essere il gioco più bello del mondo, ma se c'ha dei problemi incredibili non è bello poi. Dabbo, ma è il server che non... ci sta mettendo così tanto, secondo me si è spaccato proprio... L'avete pagato? L'ha pagato due volte lì. Ah, pensa, l'ho annullato. Amici, io invece non riesco a disattivare Crunchyroll. Qualcuno mi aiuta? Si aggiorna? Mi dice in questo momento non puoi cancellare la tua iscrizione. Ma io non voglio pagare. Mi hanno preso 5 euro. Io non le voglio pagare. Perché mi hanno obbligato a pagare Crunchyroll. Ladri. No, non lo so. In realtà, magari ho sbagliato io qualcosa. Non lo so. Non Neon. Si è preso da lì. Fa cacare. Avete preso proprio il server più. E pone che c'era. Esatto, eppure non è la 12 ore, perché ci sono stati problemi. Dai, fammi vedere da qua. No, non è vero che è on. No, non è on. E poi c'è che sparava cazzate. Adesso Dab ha detto è on, ma non è vero neanche quello. Ok, mi sto connettendo. Come? Sì. Ah, adesso sì. Non so dove sono. Sto cercando tutti i server. Non lo sto ancora adesso trovando. Funziona. Adesso voglio intendere. No, ragazzi, allora io avevo fatto i. Marco, guarda su Telegram. Sto guardando. Cosa. C'è niente. Ah, ecco. Volta? No, funziona a quanto pare. Se me lo trova. Vai tranquillo, Blue Note, vai tranquillo. E col Prime Students avete sempre quel 2 mesi, ma no, ma, di block. Ecco, infatti adesso dopo provo, dopo provo, il problema è che... Ma quindi devo aspettare 24 ore dal rinnovo? Yeah. Vabbè. Ma il problema... Grazie, Dejo. Il problema qual è stato? Ah, ma sono a casa con tutta la mia roba. Eh sì, perché c'era stato un delay. Aspetta, dove sono? Sì, ero beccato in teoria. Il problema è che... adesso i 5 euro me li ha già presi, per carità, sono 5 euro, vabbè, tenetevi, però ma non è giusto, non è giusto. Adesso lo devo spawnare ancora. Vado al supermercato di nuovo. Dovremmo essere vicini, perché se ha fatto lo stesso rollback... Io sono tornato a casa, no, di nuovo ragazzi, lag ancora. Come? Sì, mi fa tapirulan, di nuovo. Mi sa che allora c'han problemi. Cambiamo gioco stamattina. C'han problemi proprio alla... Dai, il fatto che... Aspetta, perché, perché ogni tanto non lo fa, ogni tanto sì. No, lo fa. È che noi siamo qua in mezzo, dovremmo cercare di ritornare a casa. Vai, ma tanto non vi uccidiamo. Adesso sei ripigliato, adesso non lo fa. Non è vero, Liezo. A me, io sono... Vedrai, gioca. A sto punto... Torniamo a capo. Aspetta, facciamoci il party intanto. Vieni qua. Ogni tanto vai e poi ti fai il tapirulan di nuovo. Accettami nella squadra, Liezo. Non mi... comparso nulla. Da tab, in basso a sinistra. No, c'ho anche la squadra. Ma mi ha detto che... Adesso è arrivato. Okay.
Stavo... In teoria adesso sto, allora, sto correndo. A me sta andando a casa improvvisamente. A me sta andando bene adesso. Proviamo a vedere se continua. Vogliamo provare. Vogliamo continuare verso... Proviamo. Proviamo, dai, vediamo cosa succede. Torniamo al supermercato, proviamo. Sì. Andiamo. Era sul est. Però un attimo che si era riavviato... Oddio, non ti vedo camminare a te, ti vedo... Ah, adesso sì. Ti devo pattinare. Mi ha ridato... Il cavallo... No! No! Mi sta attaccando un lupo di nuovo, ma non è possibile. Ma non è che è quello. Di nuovo, perché abbiamo rifatto gli stessi passi. L'ho ucciso, l'ho ucciso, in teoria. Non è vero, non muore, è immortale. L'ho ucciso. Vabbè, dai. Non perché va. Adesso sei... No. Ma dobbiamo tornare a casa, però sennò noi torniamo qui. Perderemo tutto. No, c'è un fucile. Ok, se ripi... No, non è vero, lì non si riprende. Allora, si riesce ad andare avanti. Cerchiamo di raggiungere casa, almeno. Giriamo di qua. Mi fa lutare, nemmeno. Cerchiamo almeno di raggiungere casa. Tippa da me. Adesso sta andando, adesso. Andiamo. Metto che vi tippa qua. Va bene. Ah, ok. Il cavallo al freno a mano. Scusate, smetto di tagliare la legna. Non tagliate la legna, che lagga tutto. Cos'è? Farming Simulator? Farming Simulator. Che è successo? Ah, mi sta caricando. Dove sono? Non vedo nulla. Faccio luce. Non so se siete qua da me. Eccovi. Siete qua da me. Siamo al comune. Siamo al comune. Ok. Aspetta che arriva anche Moro. Anzi, fammi usare la torcia così. Ah, lag. No, sono finito. Moro, credo. Ah, ok. Grazie, molto gentile. Un buon recupero, Oicek. No, ma senti. Mi sa che deve spawnare tutto, mi sa. Ecco qua. Ecco, no, ma sta laggando comunque. No, sta laggando di brutto. No, ok, sei ripigliato. Non è vero, è una bugia, è un'apparenza di... Vabbè, mi metto a dormire dentro il comune. Ah, ma si riesce ad andare avanti un pochino, eh. Vado nel comune, ragazzi. Vado nel comune, vado. Buonanotte. Acca miseria. Ci arriverò in quella porta. Ci voglio arrivare. Non mi impedirete di essere un bambino vero. Guai a voi se mi rubate il fucile, eh. Non si può in safe zone. No, appunto. No, gli sarei bloccato tutto questo cazzo di camino qua. Basta toglio? Non lo posso togliere. Che facciamo, ragazzi? Non hai i permessi, scusa. No, devi usare il martello. Facciamo una pexata, cosa facciamo? Con lei. Non me lo toglio. Ah, aspetta. Sono molto dispiaciuto, ragazzi. Non me lo fa tanto a giocare. Devi tenere premuto con lei. Lo stavo tenendo premuto, ma non... Ah, dammi il martello. Mi andrebbe un sacco... Vabbè, Apex mi va sempre, però. Non si può raccogliere. Gli hai fatto danno, hai fatto. Vabbè, basta togliere la botola. Ho capito. Tanto questa cosa è completamente inutile. Non è vero, c'è il carcere qui dietro. Vado a dormire qui nel carcere senza la cella. Come Giovanni Rano? Sì, devo rompere il pavimento sotto. Cambio la luce. Escape from Tarkov. Fatta? Escape from Tarkov, ragazzi. Non ce l'ho. Io ce l'ho, però era uno scherzo, vero? Allora. Se volete parto subito io. Manca mezz'ora, sì. Manca un bel po'. Vogliamo fare una pexata? Non lo so, ditemi voi. Cosa vogliamo fare di veloce? A vedere, non so se c'era qualcos'altro. Se no facciamo una pexata. Guardando. Ma sì, facciamoci una pexata. Lino che non paga la corrente, poi vi dico cosa succede. Paga tutto. Pagato due volte. Sono offesi, loro volevano una volta, perché l'avete pagato due volte? Quanto luce. Vabbè, apro Apex. Ecco, bravo. Facciamo qualche partitina così. Nel divertimento totale, nella tranquillità. Allora, fammi chiudere. Dobbiamo fare una partita a briscola anche adesso. Ma dovremmo trovare un briscola. Ruba mazzetto. Io voglio giocare a scacchi, ma... Voglio giocare a scacchi per bene, io. Sprata pranz.
Dai, sì, almeno farmo un po' di cosine qua su Apex, qualche missioncina, vediamo. Però Apex bisogna mettere il rosso, ragazzi. Bravo. Come l'icona. Sì, sono quelli di Twitch che stanno dossando. Allora. E Anto... Ante non mi va più, ragazzi, di giocarlo, purtroppo. O mettono delle cose nuove, non mi va più di giocarlo. Grazie, Niels. Che regala la sub. Io adesso sto giocando tantissimo fuori live, ma Apex, Rainbow, Yakuza sempre. Yakuza ormai, ragazzi, lo platino praticamente. Ma non è vero, credo sia difficilissimo da platinare Yakuza, però. Qualcosa mi dice che hai visto Queen's Gambit? No. No. No, mi piace scacchi, semplicemente. Però sicuramente quando lo guarderò mi tornerà ancora più la voglia, questo sicuramente. No, no, io gioco a scacchi dall'elementare, l'avevo detto perché c'era mio cugino che partecipava a dei tornei con la scuola e quindi usava me per allenarsi. Mi ha insegnato a giocare, mi ha fatto diventare anche decente, per così mi aveva un po' più di sfida nel battermi, solo che poi mi batteva sempre lo stesso. Come... In realtà scherzavo, non ti ha fatto diventare più decente. Ma sempre mi ha bullizzato. Preso per il culo tantissimo. Mi ha bullizzato tutta la vita. Piripi, 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 piripi. Però dai, piripi, imparare, vedi, gli scacchi a quell'età lì, probabilmente mi ha fatto appassionare anche agli strategici, non lo so. È stato il mio primo strategico lo scacco. Uno solo. Sì, è vero, c'ho gli scacchi. Devo invitare gli Ezord. Allora, io che missioni c'ho da fare? Tutto pronto. Perché niente, che missioni c'ho da fare? Facciamo il trio e basta. Dato che è tornato il giveaway. Sì, è tornato gli Ezard. Come? Ma l'abbiamo passato a Vector? Non ho passato il giveaway a Vector, mi sa. Aspetta, no, no, è che ieri l'ha passato in mezzo a tutte le cose che ha fatto per Moro e quindi... infatti me lo son perso. Sì, è tornato il giveaway. Guarda... No, vabbè, sì, non importa, non c'è bisogno che lo linko, effettivamente. È vero, c'è il giveaway, ma non me ne sono completamente perso. No, ma perché... Ma chi sto... Gli hai preso Gibraltar? Sì, come se... Ok. Oggi sarà il nostro giorno. Non lo so, vorrei provare Wraith. No, prendo Lifeline, non è vero. Anche se c'è pronto il comando, beh, che lo ci metto un secondo. Sì, c'è, l'ha fatto... Da ancora il 31 dicembre. Sì, no, infatti, devi modificare quello lì. Però il link va bene. Il link è sempre quello. Sì. Cacchio, Bloodhound, mi spiace davvero che non lo uso mai. C'è che uso Lifeline, che è utile pure lei, però avere una Lifeline, un Bloodhound è sempre utile. Dove erano? Eh? Mancavano tutte le texture della maglia di Lifeline. Ogni tanto succede. Andiamo al qua. Andiamo al là. Vabbè. Ma in lontano non ci arriviamo mai. Poi ci andiamo a piedi piano piano. Mi raccomando, fatelo prendere le cose blu. Fate sempre tutti il giveaway, mi raccomando. Sì, partecipate tutti a giveaway, ragazzi, mi raccomando, come al solito, non vi costa niente. C'è qui i geyser, potete Marco. Vincere come no, eh? C'è qui i geyser volendo. Ma mi sa che c'è gente lì, sì. Proviamo, dai. C'è proviamo. Gente, ci sono due team. Due team ci sono. Proviamo. Ma hanno proprio lì stanno andando. Ma andiamo qua nelle casette, qua team. Nelle casette andiamo. Va bene, va bene. Poi in caso li uccidiamo gli rubiamo le armi blu, se riusciamo, se no amen. Prendo questo. Marco, ma fottimi tutto, no? Prenditi il casco tu. Prendo l'altro che è qua. Anzi, vieni. Lo vuoi tu il Volt che ti piace? Sì. Non ho armi poi io però, quindi proteggimi. Non no, niente, faccio, c'è qua. Bella la carabina. Bella la carabina. Bella. Aspetta che avevo trovato le munizioni per la Wingman anche qua dietro. Sembra, non è vero. Era una bugia grossa proprio. Serve una corazza, se no non voglio ingaggiare io, Non c'è un cazzo, andiamo via, dai. Io voglio uccidere loro con la cosa blu. Non c'abbiamo niente, Marco. Con quello che abbiamo, facciamo... No, perché ti allora ripeto, se non avessi la corazza... Non voglio ingaggiare senza la corazza. Prendiamo il geyser, andiamo verso là. Mi sa, ho sentito roba, gente che ci segue, Oh, non so se era Liezar o chi. Perché l'ho sentito dietro e tu eri di fianco, quindi... La corazza ce l'ho, ingaggiamo Marco. Non sei solo tu. Sì. Andiamo un po' più in là. Andiamo a quell'altro punto, proviamo. No, è troppo lontano. Ci prendiamo quelli viola quando cadono. Oh, che dobbiamo fare? Vado qua io, ragazzi. Potrebbe esserci qualcosa di interessante da questa parte. C'è una palla lì sopra anche.
Niente, andato dietro. No, non è finito ancora l'evento del drops. Ma hai sparato tu? Sì, per rompere la palla, ma poi è andata dietro la montagna, quindi niente. Rip. Stip Gatrov. Sbagliato. Non c'erano delle casselle. Occhio che qui c'è un casino di solito, eh. No, Marco, figurati. Mi hanno sparato da dietro, ma tranqui. Bana. Sono già al riparo, sono. Andiamo in qualche... Andiamo lì in quello grosso. Andare in quello grosso? Oh, moro, secondo me... Ma Marco è bella club guardia di finanza. Che senso? È GDF. Madonna. Qui ci sono due M-Lock, se volete. Razza blu, mi stanno sparando, ragazzi. Sparano da dove... Probabilmente quelli con le cose blu sono arrivati, eh. Sì. Prendo l'Hemlock. No, non è vero, mi tengo la Wii. No, non è vero, prendo l'Hemlock. Attenti che arrivano, eh. Entrano di qui? Boh, non vedo nessuno. Forse entrano di qui, ragazzi, non sono sicuro. Provo ad andare un attimo sopra. Spitfire, buono. Servono munizioni leggere, però. Possiamo andare munizioni leggere un attimo su? Ce n'ho 20, se... No. Qua c'è un nuovo per il Baltimore. Prendimele. Non posso. Non ho neanche lo zaino. Mettiti il punto, poi sali piano piano. Tanto, se arrivano qua, ci conviene stare in una posizione sopraelevata, eh. Arrivo. Qua c'è lo Spitfire, Liezar, non so se ti può interessare. No, ce l'ho già, tra l'altro. Allora, dove... Ah, era sopra nel tetto, Marco, la roba? Eh sì. Ok. Era al piano di sopra, non nel tetto. No, no, non nel tetto. Vabbè, era però, sopra al piano però. Di sopra. Quindi da qua da dove sono arrivato io. Oh, Marco. Sono 20, però intanto meglio di un No, sono full! No, mi serve uno zainetto anche medio, l'avete trovato? Anche normale, l'avete trovato? Mi pare. No, non ce l'ho neanche io. Fastidio, tutto sto posto gigante neanche uno zainetto. Siamo proprio dei poveracci pezzenti. Vado qui, vado. E muoio, probabilmente. Han tirato roba viola qui, ragazzi, andiamo. Venite, venite, lasciate tutto quello che state facendo. Arrivo, arrivo. Sono qui. E sono lontano, arrivo. Usa la tua Q. No, ma non serve un cazzo la mia Q. Erano troppo distanti, in ogni caso. Sono sotto, Marco, non scendere da No, solo. Scendo e poi torno su subito. Niente dietro di me. Mi parano. Visti. Me ne vado. Con là dietro. Non è vero. Oh my god. Mamoro, sei caduto giù tu? Eh sì. Porca miseria. Non l'ho visto ancora. Ma ha buttato giù Marco. Mi tiri su? Aspetta, l'ho craccato. Dietro di voi. Dietro arrivo, di voi. Arrivo, 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 arrivo. Yeah, yeah, yeah. C'è anche gente dietro, mi sa. Aio. Aspettate. Va bene, Arcan. Tieni d'occhio la corda. Ragazzi, si è rifatto l'armatura, Non ce l'ha fatta salire, ho tolto l'armatura 1. L'ho craccato qui, l'ho craccato. Non ci ho preso un cazzo. Non dovrebbe fare male anche a voi la pioggia, no? Penso Sparano proprio di ancora. Sì, perché questa non è la tua. No, quella che l'ho lanciata lì da voi è sì. Ah. Ragazzi, ho fatto l'armatura viola io, Curatevi, curatevi. Se volete vi lascio il drone qui. Ostia, è davanti là. Ostia. Lizard viene a tirarmi su, che qui sono al riparo. Io devo curarmi, solo che... Aspetta ragazzi, vi lascio il drone, vi lascio il drone, vi lascio il drone. Io li ho tolto, l'ho craccati tutti, però purtroppo si rifanno l'armatura come niente questi. No, aspetta. Arriva. Dove? Devo saltare uno lì, là sopra. Non ho più munizioni leggere io. Ti ho tolto 20. Ma io me ne andrei via da qua, Scusa. Ma adesso Dana, non è che caso. Male. Mi ha tolto tutta la vita. Aia, Marco, mi ha tolto tutto il c'è il cecchino laggiù, c'è. Aia. Sto curando le mie ferite.
Potremmo correre. Marco, sei il drone di nuovo? Ma non so dove metterlo, che questo mi cecchina. Da me. No, se corri scivoli non ti cecchina, dai. Raccato quasi di nuovo, ma no, vedi, c'è altra gente. C'è altra gente, porca miseria. Ma come mi alzo, vado qua dietro. Granata. No, mi sparano. Mi prende il cecchino, mi ha tirato anche una granata, il maledetto. Wow. È qua, ragazzi, è qui. Lo so. Provate a tirarmi su, se no niente, a posto. Ah, no, fermo. Occhio che può entrare, comunque. Lo so. Ok, una terra qui. Non mi ha visto perché questo. Granata. Ma sei tu, Marco, che cazzo. Niente, sono a terra io. Anch'io. Arriva, c'è questo qua di qua e uno dall'altra parte. Rimane metà delle squadre. Non c'è io muoio, tanto non è che potevo farci un cacchio. È scoppiato il server di Rust, sì, purtroppo, ragazzi. Mi è ripiegato l'ultima mezz'oretta qui. Ah, l'ho ucciso uno. Ormai sei corso così in campo aperto, però. Perché ero rimasto da solo. Ho detto, provo. Visto che stavano lootando, te li prendo alla sprovvista, infatti l'ho ucciso, però. Sempre così le mie partite. 500, 1000, 2000 danni. Ho sparato un caricatore a Marco, a un certo punto. Ma perché c'avevi uno di fianco lì che ti stava camminando, e tu provo a vedere se riesco ad ucciderlo, invece niente. Però sono contento perché ho trovato più o meno la mia quadra con le armi. Ho capito con quali armi sono più stabile, sono più preciso. Era per curarmi più veloce, Mr. Q. Infatti la seconda siringa l'ho interrotta perché avevo fatto. Però sì, potevo ricaricare gli scudi. Io purtroppo avevo 4 scudini piccoli, li ho usati tutti, non avevo più niente. E non avevo neanche lo zaino ancora, purtroppo, quando abbiamo ingaggiato. Non l'ho mai avuto lo zaino, mi sono riuscito a fare solo la corazza viola. Il torneo di Hall lo fate, ma se ce lo dice, guarda, volentieri. Ma cos'era, il torneo dei sub? È un torneo dei sub, però stava pensando di inserire qualche ospite, però. Ah. Se vuole, se poi decide così e me lo dice, lo sa che quando vuole faccio volentieri. No, ma mi ha restato Liezar, dopo. No, tu dovevi, prima potevi restare me. Eh? Tu potevi restare me. Io ho restato uno di voi due, non so chi è stato. La seconda volta non ho più restato. La seconda volta non ho più restato perché sono andato lontano e non riuscivo più a tornare, che quello mi cecchinava. Ma sono alla città, quelle là. Dobbiamo andare qui? Direi che possiamo atterrare qui. Io andrei lì. Sì, proviamo. Sì, tanto tanti si sono già buttati, eh. Adesso. Preparatevi per la battaglia. Arriviamo? Sì, sì. Se te la giochi bene col volo, ci arrivi. Brina, ma volentieri. Lo sa che, cioè, sapete, quando vuole organizzare qualcosa del genere, volentieri con Al. Vabbè, sì. Io ci sto giocando sempre, tanto da Apex, quindi. Poi facciamo sempre cacare, però... Fatti sapere quando è, più che altro. Sì, esatto, l'importante è sapere. Ci organizziamo in casa. Esattamente. Ho preso l'alternator. Poteva andare peggio, ne ho presi due addirittura, non contento. Inizio conto alla rovescia anello. 9. Siamo dentro l'anello. Bene. Trovate. Forse trovo io qualcosa. C'è un AVOC. Qua c'è un'armatura blè. Anche lì, quindi a posto. Mollo l'alternator, frega niente che è blu. Tengo l'R99. Qua c'è un altro R99. Lo metto in slime, ora non so se vuoi. Sì. Prima vittima. No, prendo io l'R99. Prima vittima. C'è il radius. Vabbè, Marco, se vuoi. No. Lo so, devo rinunciare al mio radius, il mio amore, però... È un botto di munizioni leggere, troppe, decisamente troppe. E non ho lo zaino ancora. Boh, andiamo giù. Che spavento. Ma perché fai, Rombo? Ma perché si taggano sempre? Giacco, grazie mille Giacco. Bisogna dire a Luke che adesso col nuovo suono Super Galate risulta come noi su. Che palle. Grazie mille Giacco. Da un pezzo, però. Ma con le cose di Natale invece andavano bene. Magari le sistemate per quello di Natale. Eh sì, perché bisogna sempre cambiarlo ogni volta. Comunque, grazie Giacomo.
Ah! Cazzo, uno zainetto l'ho trovato. Posso? Bastava chiedere, vedi? Giusto, già. Ma se riusciamo a sto punto, farmiamoci almeno uno zainetto, qualcosa viola lì al computer. Aprite le casse anche a Muzzo. Qua c'è uno zaino normale. A Muzzo. Da quanto non lo sentivo. A Muzzo. Non lo dicevi tu, Liezza? Però appunto lo dicevo. Io ogni tanto dico ancora Ganzo. Ma che dici? Io ogni tanto dico Ganzo. Non so perché. Rust è esploso il server. Sì. Ovviamente quando facciamo noi le cose esplodono sempre. Piano. Che è sufficiente. Ragazzi, se volete munizioni leggere, ne avevo 8 miliardi. Prendete. No. Qui ci sono munizioni energetiche. Interessano. Tanto mi prendo questo in attesa di trovare Muzzo. No, non è calabrese. Cioè si no, 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 Muzzo, boh, lo dicevo. No. Credo si dica. C'è la carabina, Marco. Qua è venuta la mia. L'hai lasciata tu. La carabina 300 no, non la prendo io. No, non l'ho lasciata io la carabina. Prendi no, la carabina davanti a me, Marco. Non l'ho lasciata io, Moro. No, no, no. Non l'ho mai avuta la carabina. No, l'hai lasciata lì che era lì. Era. Ah, sì, sì, in quel senso. Non l'ho vista proprio, non è che... Non... No, basta, munizioni leggere. No, il pifferaio di qua. 110, dai. C'è lo zainetto? Sì. Me lo fa stanca me. Vi lascio quello blu in caso, se non volete spendere i punti. Magari a Liezza, non so. No, no. Lo posso fare ancora, fammi vedere. Arriva roba viola qua vicino, eh. Vediamo un po'. Siamo... Dobbiamo salire, però. Attenzione al nuovo leader. Sopra, Andiamo da questa parte. Dobbiamo andare da lì. Andiamo da questa parte. Ma in teoria c'è la zia. Credo sia, non se, credo sia anche italiano, non penso neanche sia dialettale. Non lo dialettale. So, non ne ho idea, non ho mai controllato. Sopra, Dovrebbe essere qua dietro, no? È qui di fianco. Hanno aperto, c'è gente! Gente anche qua di fianco, a sinistra. Ho quasi craccato, manca poco. Non c'è un bombardamento. Ho capito da dove mi hanno... Ho preso tutto il bombardamento io. Guarda, io lo lancio anch'io. Arrivalo! Dov'è? Ok. Devo curare. Era Mirage, credo. Era una fake news, no, era Remnant. Via 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 via, via 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 dai via, no via. Mi hanno buttato la granata, mi hanno lanciato via. Merda, me non ho cura. C'è Revenant, no Revenant, cosa qui che è morto, ma purtroppo arriva Marco. Sono 7, quanti cazzo sono? Era per davvero Revenant. Sta facendo la finish. No, non me l'ha fatto. E c'è lì dietro Marco. Tutti. Sì, Muzzo penso si dica ovunque. A caso, sì. Ma dicevo appunto, credo sia italiano. Non è italiano? Lo so. Non so perché, facciamo ancora perché una, credo sia partire, detta in tutta Italia. Cioè, sì. Credo sia detta in tutta Italia a Muzzo. Poi vabbè, non è un termine in realtà così giovanile. Lo usavo io quando andavo alle elementari, però. Ehi. Vi permettete? Ehi. Tanto Meite è andato al Milan, sappiatelo, se può interessare. Muzzo. Quindi Corvo può rifare Meite in culo volendo, visto che rigioca. Non so se, non credo sarà titolare mai nella vita, però. Di origine calabrese e siciliana, dicono in chat. Non so se l'hanno detto per sentito dire o... Ma a zonzo vuol dire in giro, cioè a caso, comunque... A girare così a zonzo in giro a caso un po'. A Muzzo vuol dire sì, la stessa cosa. No, in realtà no, aspetta. No, sì. Credo che però a Muzzo si usi per tutto, a zonzo sì, si usa solo per deambulare. Esatto. Beh, certo, sono due parole diverse. Dopo Torres.
campione. No, perché si può dire anche girare a muzzo fisicamente, però a zonzo di solito si dice... No, a zonzo vuol dire andare in giro. Significa solo girare per a andare... muzzo vuol dire andare a caso, sono due parole diverse, non è che... Ma girare a zonzo non vuol dire anche andare... No, girare a zonzo non vuol dire niente. Andare a zonzo, semmai. Andare in giro. Ma non vuol dire anche andare in giro a caso? No, tipo... è generico, cioè sì, nel senso è generico, andiamo, per dire che vai in giro. Vai a zonzo. Andiamo qua, andiamo. Atterriamo qui. Basta perdere tempo. Ci lanciamo. Perché io a muzzo lo uso per qualsiasi cosa, per qualsiasi azione. Io l'ho usato veramente per qualsiasi cosa a muzzo. Meno male che non siamo noi. Sa che c'è gente, Sì, sì. C'è non li vedo, ma... minimo dietro di te. Eccolo. Vado nell'ultima cassa questa qui. Vado in questa qui. Questo mi spara. Sparano. Radius. Sparano. Non c'è niente qua, ragazzi. L'ho già presa io, Marco. Vado di qua. Faccio il doppio radius, ciò. Pensa. Non è propriamente l'ideale. Che il pane non ha i denti, che il pene non ha il pane. Ok, una terra. Moro, ti posso aiutare, Marco, da lontano. Arrivo lì. Moro, sei da solo, Mr. Wright, grazie. Arrivo Mr. Wright. Lì, arrivo. Ben arrivato anche. E niente, m'ha buttato giù. Drone di guarigione, se ne hai bisogno. M'ammazza. Moro, adesso vedrò se riesco a tirarti su. Ma io ho due radius, che cazzo. No, non sono messo bene. Ho preso con radius, quindi. Ho capito. Era lì alla cassa dove c'era la fumogena, dove sono morto io. A destra, gli Ether. Lì. L'ho quasi craccato, lì Ether, manca pochissimo. Ok. Dov'è l'altro? C'è uno con l'armatura bianca lì in fondo. Oh. Tira di radius, vabbè. Vado io col pompa adesso. È sceso giù. Prendimi il banner, Lizer. L'ho buttato giù, ucciso. Ok, posto. Aspetta, sei qua, puoi resuscitare qua. Resuscitami qui, sì. Non c'era dietro più vicino? Forse che devi salire? No, no. Grazie, Mr. Wright, comunque. È un po' un casino adesso. Sono preso l'avo, che un po' piango, però. Sa che non ce la faccio. Ci dovrebbe essere una cosa, no, sì. Vabbè, faccio il giro. Sto curando, Eliezer, arrivo. Adesso. Ho messo un attimo defilato. Cioè, hanno preso loro le armi alla fine, comunque siamo riusciti in qualche modo. Loro avevano il radius, quindi. Magari uno me lo prendo, No, tu e io, guarda su. No, c'è qua. Armatura viola. Dove andiamo? Andiamo qua sopra. Ma bocca radius per adesso. Poi ci ha lasciato quello. Servono, non so se pure... è full. Okay. Pure scudi ci servono, tantissime proprio. Sì. Ezra, almeno ti sei fatto l'armatura viola. Tu. No, l'ho trovato. Ok. Perché io tra poco ce l'ho viola, tra poco vuol dire 132 danni, ma diciamo che degli Ezra, se sparo la roba 215 danni. Tienila tu tanto. Non vado qua dentro. Qualcosa da questa parte. Con radius, se ci prendo da lontano e becchiamo qualcuno, le faccio quei danni lì tranquillamente. Upvolt. Yezar, vieni qua. Che mi dà veramente fastidio che c'hai un pelo di vita che manca. Drone di guarigione, se ne hai bisogno. Abbiamo il vantaggio. Siamo dentro la... C'è qualcosa lì? Allora, un'armatura blu piena non la prendo, guarda. No, non ha senso. Perché mi faccio due giri dell'altra e me la faccio viola. Due di giri al coso. Colpi dell'Avok me li prendo. Poi sicuro mi ammazzano, però. Solo medikit. Due medikit grandi, vi lascio questo. Prendetevelo questo qui, che è quello grande, Segnatevelo con... Faccio un hemlock. Sento gente, ma forse sono pazzo. No, non c'è niente di lootato, mi sa strano. Sono zaino, se volete.
Già preso. Noi vado a farmi. Cerco di farmi l'armatura viola, ma non credo di riuscire. Laggiù c'è roba viola. È scesa roba viola anche dietro di noi. Non so se conviene andare. Ma io andrei. Ho preso qualche scildino. Sì, sì, parto subito. Appena finita da sta partita. Dov'è Moro? Me lo ripinghi? Cosa? Le robe viola. Armatura viola, niente. Fare, vedi. Ho trovato un'armatura viola così a caldo. Ah, vedi. Facciamo uno zainetto. Lo zainettino me lo farei volentieri. Qui ci sono le robe viola. Cosa c'è? Non volevi tra venire... l'R301? Perché mi sto un attimo... E non c'è nessuno. E prendi... Ma tu da solo ho paura. No. Ah, hai ragione, infatti. Adesso arrivo. Devo prendere questo, giusto? Allora, aspetta. Tanto questa zona di solito si muore. No, infatti, che io vorrei farmi l'armatura viola. Questo... C'è l'armatura viola. Stai molto attento. Scout non lo veramente... Ah, vedete qua, c'è l'armatura viola qua. Aspetta, vabbè, che me la faccio qua. Sono non fatto uno zaino viola, arrivo a prenderlo. Quasi quasi mi faccio anche l'elmo se ce la faccio io. Flatline, c'è l'altra carabina 301 viola, c'è l'altra armatura viola. Sì, forse era meglio che andava là. A me manca l'elmo anche, sì. Me lo sto facendo io. C'è un Eva. C'è l'altra carabina 301. Arrivo, Liazar. Aspetta. L'elmo viola. Le ultime carte qui. Che poi non ce la faccio neanche fare. No, vabbè, vado da Liazar, fanculo. Per 15 non ce la faccio a farmela viola. Hai prese tutte le cose? Apri delle casse a caso, che ti dà 5. No, potevo no, ma per 15, cioè, dovrei fare un altro giro di armatura per... Vabbè, ma vieni qua, ce ne sono no, due. No, infatti. Potevo farmi lo zaino, più che altro. Io lo zaino me lo sono fatto. Posso tirare l'airdrop, tra poco. Magari becchiamo qualche mirino. No, a parte, se avete l'armi blu, il mirino non conviene, che ce l'ha già attaccato, però. Andiamo là e via. Cosa cambio l'Avok? Che domande. Che domande. Però questo è lo scout, no? Io voglio l'R301. Dov'era? Ce ne sono due o tre in giro lì, R301. Ok, ne prendo. Azioni. Servono un botto a me. Forse anche troppe ne ho. Flatline. Via. Qua c'è l'altra arma. Vabbè, no, ce l'hai già. Livello 3. Guarda, mi prendo un'altra stella arc. Sì. Ti sei perso un botto di roba. Tantissima, eh. No, pensavo fosse il drone di Crypto, invece era il tubo rotto. Chi è? Ho sparato io, c'era una palla. No, credo di averla presa. No, era viola. Ma che palla. Vabbè. Qua puoi prenderti le robe, Moro. Mi faccio... Puoi farti lo zaino. Beh, lo zaino ho preso quello blu. È lo zaino blu qua? Viola. Io mi sono fatto... Io sono tutto viola. La buona! La camera blindata è ottima. Dobbiamo andare da un'altra parte. Però. Qua c'è un casco blu, ragazzi, se volete. Ce l'ho. A me servirebbe, in realtà, però... Ti lascio anche degli scudini. Faccio il coso viola e poi basta, no? Quindi se non mi faccio un cazzo, serve 30 per quello. Dov'è? Io andrei, ragazzi. Sì. Prendiamo la safe adesso. Cioè, entriamo in safe adesso, ci fa un botto di danno. Vabbè, è qui. Sì, sì, no, per carità. Posso tirare? Io lo tiro, il... Facciamo che lo tiro. Avevo l'armatura scarica prima perché avevo preso quella di Liezer, lo sapevo. Anche se secondo me, ragazzi, abbiamo già tutto, nel senso. Roba oro. No, non è vero, è il replicatore, scherzavo. La roba oro dovrebbe cadere tra un po'. Zaino viola. Robin Hood, grazie Robin. Zaino viola ce l'ho già. Grazie del 18. A posto, via. Posso fare. A me mi servono le munizioni gialle. Potevo farmele al replicatore un pochino. Ah, che è sceso qua. Io ho lasciato quelle dell'Avok prima, però mi sa le già prese. Qua c'è un medikit medio. Ne ho già due. Solo che il radius, se ci avviciniamo sempre di più, poi mi sa lo cambierò, perché...
Ma cazzo ci vado là sopra? Sento sparare. Parano a destra, sì. Ti vedo, purtroppo. Però non mettere un mirino di base più bello del radius, però... Vabbè. Nuovo leader uccisioni. Non è che sono un replicatore, no, mi sembra strano. E invece sono proprio lì. No, è Moro, no, scherzavo. Se miro non lo vedo. Di sotto c'è un kit medico. Ho fatto giusto un paio di munizioni. Qui è tutto chiuso. Sì, dovrei prendere un elmo ancora. Ma io ti ho pingato quello blu? No, preso. Non l'ho preso. Cercando di capire. Dobbiamo aspettare le cose le cose oro e capire dove cascano. Secondo me cascano nella nostra zona, perché lì ci sono già blu e viola. Mi sa strano, casca pure l'oro. Vediamo. Ho visto, guarda, si vede roba laggiù, stanno combattendo. C'è roba là? No, è quella della morte. Sì, è quelli che abbiamo ucciso all'inizio. Sì, no, ma ho visto lanciare roba comunque. Non ci conviene scendere un pochino da qui, tipo andare lì? Ma volevo capire prima dove arrivavano le cose d'oro, così ci muovevamo di conseguenza. Adesso lo sappiamo. Tre squadre rimaste. Ok, io andrei... E torniamo dove eravamo prima. Era io là. Quasi tornerei qui. Sì, andiamo, stanno scendendo le cose. No, è vero, di c'è roba oro lì davanti. Sì, oro, sì. Andiamo. Andiamo. Beh, sono anche là dove hai pingato. Sì, no, infatti l'ho pingato per quello. E lì mi sembrava un po' più... Stai portando un caricatore inutile. Non so se l'hai già letto, Moro. Non è vero. Ah no, l'ho tolto già prima, quello. Ragazzi, non state a lootare troppo, che... mancano tre squadre. Infatti io volevo... Adesso spero che nella cosa oro trovo qualcosa di meglio del radius, perché non credo valga più la pena tenerselo adesso. Replicatore in discesa. Ok, arriviamo lì, c'è già gente, quindi stiamo attenti. Okay. Replicatore... C'è nessuno, sembra. Sembrerebbe di news. Lascio tanto, appena lo apro mi arrivano tre colpettoni longbow. Colpettoni d'oro, M-lock. Prendo. Prendo. Armatura. Prendo il Volt. Il Devotion. L'armatura oro la prendo. Longbow, zaino d'oro e R99 d'oro. Prendo io. Sento degli spari. Sparano, Anch'io ho sentito. Torniamo in safe. Ho colpito. Ma torniamo in safe, Marco. Sto sotto 4, tipo, però. Andiamo subito. Mi hanno sparato. Aspetta. Devo cambiare, però, ragazzi. Non c'ho space. Il devotion. Aspettate. Secondino veloce. Ci sono qualcosa, no? Là arrivo. Qualcosa. Lì è una roba di lifeline, è scesa. Arrivo. Più radius preferisco sinceramente. Stanno sbombardando a merda, la pushiamoli, perché sì, sì, andiamo, come dobbiamo anche team. Entrare il Voltoro, dove cazzo era il Voltoro? Era l'R99? Sì, era lì, ma no c'era l'R99 e anche il Volt. Io ho preso il Devotion, ma me lo sono perso, ragazzi, che disdetta di merda. No, lo zaino dorato, vabbè, non importa, ho preso io lo zaino dorato, non importa, vabbè, non serve adesso. Ti dicono che conviene darla a me, perché sono lifeline, così mi tiro poi posso tirare su. Dove erano più o meno prima? Sono laggiù, sono. Dall'altra cosa oro, sì. Esatto. Andiamo. Tra un po' ci sarà anche la cassa rossa, alla fine. Sono dentro le armi... Credo siano lì dentro loro. Andiamo. Avete qualcosa da tirare? Io ho due stelle arche. Io ho l'ultimate, però... Andiamo. Dentro non ha senso. Anche il gas, che c'è la cosa mia rossa, è finita. Andiamo alla cosa rossa, allora. Prendiamo qualche arma. Ma mi sono pippato io. A sto punto aspettiamo lì alla cosa rossa. Ah, sono lassù loro, eh. Arrivano con la zipline. Sì, arrivano con la zipline. Craccato uno. Copritevi, prendete coperture.
E boh, che gli ho fatto. Vedete le cose rosse, sono qui. Venite qua. Non sono in bianco e nero, laser. Non posso venire. C'è uno che mi sta tirando da una parte, lì c'è uno. È il prowler rosso. C'è il crab. Mi sparano. Tappa, Mark. Non posso, sono dietro una pietra, non so come uscirne. Wow. Scusami, non l'ho colpito. Gibraltar mi ha fatto male di nuovo. Beh, l'ultimate quella lì è... Vado via. Non so dove sono gli altri per ora. Quelli hanno armi un po' più a distanza. Ecco, vieni qua. Fammi recuperare il... Prendi l'armatura qua. Moro, prendi questa. Mi sparano. Ma come cazzo è che non lo becco? Sì. C'è un altro crabber qui, Lo prendo io il cecchino. Sta arrivando gente, gente dietro. Ho l'armatura. Dov'è? No, mi siete messi davanti, ho preso gli Ezzar. Che giocata del cacchio che ho fatto. Niente. Mi ha sfondato di merda proprio. Ha colpito gli 845. Ha cambiato corazza. Arriva. Arrivano tutti. Niente. Dovevo riprendere. Io potevo tirarmi su adesso. Che era girato, vaffanculo. Vabbè. Dai, secondi. Credo. Mi sono manco... Terzi. No, terzo. L'altra non ho neanche pensato per niente di rianimarmi, non sono abituato. Vabbè, dai. Amici. Io l'ho preso col crabber, gli ho fatto 145. Io col crabber non l'ho mai preso, non so come sia possibile, perché il primo colpo gli è passato dietro. Ho preso la pistolina. Sì, anche io. Amici, pistolina. Vi lasciamo nelle mani di Liezar e del suo... Sì, che tanto switch. Del suo enorme parto instant, parto subito instant. Sì. E noi ci vediamo invece questa sera. Esattamente. E stasera con TTT. Con TTT. Sì. Mi raccomandis. Ciao belli. Ciao ad adesso. Sì.